Buongiorno a tutti, benvenuti alla sesta edizione del Think Tank Valve Industry. Come sempre un'occasione, un appuntamento fisso per confrontarci su quelle che sono le tematiche nel settore oil and gas, le sfide e le opportunità. Oggi parleremo di tanti argomenti, tra cui la cyber security, il digital passport, quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito. Chiedo di salire sul palco Luca Pandolfi, Project Manager Confindustria Bergamo. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di essere qui anche quest'anno. Gestirò questa mia presentazione come una chiacchierata fra amici, con molti di voi ormai è qualche anno che ci vediamo, qualcuno è espositore di VS, qualcuno è socio di Valcampus, spero qualcuno ci vede per la prima volta e lo ringrazio per essere qui. Molto brevemente, oggi questo come sapete è un appuntamento che è nato da Valcampus, che noi abbiamo sposato volentierissimo, di riflessione, di confronto su temi anche molto tecnici, per chi non è molto dentro i temi tecnici può risultare anche qualche parte molto, come dire, non dico complessa, ma insomma impegnativa da seguire. Alterniamo sempre a qualche tema e quest'anno Francesco Apuzzo che ha ideato e Valcampus che ringrazio che ha ideato i contenuti e l'agenda di questa giornata hanno immaginato anche un tema un po' più di ampio respiro però attualissimo che è il tema delle risorse umane, del reperimento, dell'attrattività nei confronti dei giovani che entrano nel mondo del lavoro declinato in questo settore specifico. Mio compito di darvi, come dire, ribadire e raccontare gli obiettivi di IWS, quindi IWS è una fiera, questo dicevamo è uno degli appuntamenti che ci porta e poi lo vediamo nel percorso di avvicinamento che ci porterà alla fiera che ricordo è a maggio del 2026, quindi brevemente gli obiettivi e qualche anticipazione sulle novità, poi non vi annoio oltremodo e i numeri, visto che come dire, ogni due anni ci confrontiamo contro la crudeltà dei numeri, i numeri dicono che, lo vedete, dal 2015, l'anno della prima edizione, siamo sempre cresciuti, anche quest'anno abbiamo avuto 15.000 visitatori, abbiamo avuto 325 espositori e 15.000 metri di area espositiva. Una crescita che non è scontata. Qualcuna delle fiere, per chi è con noi, guardo Fabio Brevi, Marco Ghilardi, Francesco Apuzzo, Antonio Sonzogni, gli imprenditori da cui è nata l'idea di questa fiera, se ci guardiamo negli occhi e pensiamo a com'erano i numeri della fiera concorrente più importante che sta in Germania allora e come sono adesso, vediamo che non è scontata la crescita. Noi siamo cresciuti, qualcun altro è cresciuto meno, soprattutto nell'attrazione degli espositori europei. Gli obiettivi. Vogliamo sempre di più avere uno standing internazionale, penetrare i mercati internazionali, farci conoscere dagli operatori del settore, essere presenti e conosciuti dalle persone che gestiscono i grandi progetti e dai protagonisti di questa industria. Come facciamo? In tanti modi. Vi evito tutto quello che fanno tutte le fiere. Abbiamo qui gli amici di Promober che ci aiutano a organizzare e che sono, diciamo, con cui condividiamo il progetto di questa fiera. Lo sanno meglio di noi, per le fiere si fa e quindi non vi annoierò con la parte social, la stampa, il database e tutto quello che si fa normalmente. In particolare noi cerchiamo e utilizziamo strumenti come gli accordi con le associazioni straniere, abbiamo un accordo in essere con Fluidex, che è l'associazione dei produttori spagnoli, abbiamo un accordo con BVAA e manderemo un messaggio, una presentazione, un messaggio di saluto agli amici dell'associazione britannica dei produttori di valvole che hanno il loro general meeting annuale dopodomani e stiamo lavorando per accordi con associazioni straniere di altri paesi. Abbiamo questo incidentalmente ricordo che abbiamo una partnership con AVR, l'associazione dei valvolieri, che è dentro Anima, la confederazione della meccanica varia, quindi a parte il sistema Confindustria insieme anche ad AVR cerchiamo di espandere con una serie di accordi di relazioni con i produttori stranieri. Siamo presenti e cerchiamo di essere presenti tramite gli espositori amici o direttamente nelle fiere straniere. Eravamo settimana scorsa alla fiera dell'idrogeno di Amburgo. Francesco Apuzzo vi parlerà dei temi. Il tema dell'idrogeno è un tema che
al netto poi di quello che succederà effettivamente, è un tema nel quale non si può non avere un piede, non si può non guardare, e questa fiera che c'è stata ad Amburgo ha avuto 800 espositori e quindi, come dire, testimonia l'interesse che c'è del mondo industriale per queste applicazioni. Saremo probabilmente nei prossimi 2 anni ad altre fiere, siamo stati alla fiera di Piacenza sempre dell'idrogeno, quindi cerchiamo anche di promuovere, anche attraverso qualche espositore che porta il materiale e ci aiuta a promuovere, la nostra fiera all'estero. Eventi dedicati, dicevamo di questa presentazione, ne abbiamo questa online e una fisica in Inghilterra in primavera per raccontare, presentare e promuovere i VS ai produttori stranieri. Faremo qualcosa in Spagna, stiamo puntando molto e già anche con l'aiuto di Val Campus stiamo coinvolgendo, abbiamo coinvolto per questa edizione, vogliamo farlo ancora di più il mondo statunitense, e quindi lavoriamo per portare sempre di più operatori dagli Stati Uniti. L'avete visto ai VS quest'anno, abbiamo sempre delegazioni straniere, abbiamo accordi con Anima VR, Lice, con SACE, con UNIDO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, e con questi soggetti portiamo delegazioni straniere che devono essere ovviamente centrate, decisori, national oil companies, società di ingegneria. Oltre a questo, ovviamente, portiamo delegazioni private, individuiamo insieme ai nostri stakeholder un elenco di decisori, di influenti tecnici, di personaggi che decidono per i grandi progetti, e li invitiamo a Bergamo a partecipare alle nostre conferenze e a animare la nostra fiera. Lavoreremo, qui faccio degli accenni, ma poi lascio a Francesco Apuzzo la parte sulle conferenze, e quindi lavoriamo per avere un migliore programma di conferenze, ancora migliore, quello di quest'anno è stato eccellente, aumentare il numero degli eventi, abbiamo, e lo vedremo, cerchiamo di essere sempre aggiornati anche nella definizione dei temi, di avere speaker di altro livello, e abbiamo, sarà presentato oggi, un comitato scientifico ormai di standing internazionale. Vogliamo migliorare l'esperienza degli espositori e dei visitatori che vengono a Bergamo, e questa è una cosa importantissima. Ognuno di voi, quando va sul mercato a vendere, usa tutto quello che ha. A noi, quando si è detto dovete organizzare una fiera e promuoverla, e abbiamo cercato di usare tutto quello che abbiamo, il territorio è una parte importantissima da promuovere. Tutti voi girate, andate in fiere, sapete che non è uguale andare in una cittadina dove potete rilassarvi, fare 2 passi, avere i servizi, le infrastrutture, piuttosto che magari in città che sono bellissime, ma dove il quartiere fieristico è 1 ora di mezzi, dove c'è problema di parcheggio, dove c'è un clima magari che non è bello come a maggio a Bergamo, e chi vuole capire i riferimenti li capisca. Vogliamo, come dire, migliorare e proseguire nella collaborazione con l'aeroporto, il fatto che a Bergamo si arrivi a 5 minuti dalla fiera, lo sapete, da 143, o forse adesso più, da più di 145 sicuramente destinazioni in tutto il mondo, abbiamo 2 voli al giorno sugli Emirati, per chi sa quali sono i mercati che ci interessano, insomma, capite l'importanza. Continuiamo, abbiamo un accordo con la Carrara, ma continuiamo sempre di più a sviluppare accordi e quindi a mettere a disposizione dei visitatori di VS i musei, le gallerie d'arte, gli eventi che ci sono. Aumentiamo il numero di eventi, abbiamo parlato della gara di golf, quest'anno abbiamo avuto, chi c'era lo sa, una cena di gala con 850 persone sedute e un catering 3 stelle Michelin. Ritorno al fatto che comunque noi vogliamo avere sempre, come dire, visitatori, decisori, partecipanti sempre di un livello più alto, e migliorare l'esperienza aiuta anche a attrarre questi personaggi. Poche, 2, 3 anticipazioni. Aumentiamo gli spazi, l'abbiamo visto, continuiamo a crescere, avremo 4 padiglioni invece che 3 come li avete visti quest'anno, per un totale di 20.000 metri di spazio espositivo. Avremo 2 sale conferenze in più, avete visto le sale conferenze nel padiglione C quest'anno, quest'anno ne avremo 2 nel padiglione C e 2 nel padiglione D, oltre alle 2 che ci sono già. Stiamo decidendo la location, abbiamo già 2 alternative per il gala dinner, ma dipende da vari fattori, tra cui anche il numero degli espositori, però quindi avremo ancora una cena di gala con la stessa qualità di quest'anno in una location esclusiva.
e seguiteci e scoprirete dove. Continuiamo con i progetti US Young, porteremo ragazzi delle scuole tecniche dell'università in fiera, ma come OMB ci insegna abbiamo delle borse di studio, abbiamo le visite in azienda, portiamo i ragazzi delle scuole dentro le aziende, e per gli imprenditori o i rappresentanti delle aziende qui li invito a contattarci se volete organizzare qualcosa con noi insieme ai ragazzi delle scuole. Abbiamo qui Vito Reina, che ringrazio, dell'associazione Radio Out, con la quale abbiamo fatto già quest'anno un progetto insieme con lo spazio Autismo Bergamo per fare una radio all'interno della fiera, e i ragazzi dell'associazione Spazio Autismo hanno intervistato gli ospiti italiani e internazionali che venivano a Bergamo. Lo rifaremo nel 2026 anche con qualche novità. Il torneo di golf, le attività di sport, stiamo immaginando qualcosa oltre al golf, che è molto esclusivo, però anche, come dire, con un numero di posti limitati, e quindi ci stiamo inventando qualcosa anche per chi non può o non vuole partecipare alla gara di golf. 3 giorni di esposizione, anticipiamo, l'avete letto sui giornali, ormai è deciso, i tempi non li sappiamo ancora, diciamo, non ci sbilanciamo, ma il cammino verso l'ampliamento del quartiere fieristico di Bergamo è già intrapreso, e quindi avremo l'inizio dei lavori, vedremo l'inizio dei lavori, e sicuramente per l'edizione del 2028 avremo l'ampliamento e quindi il nuovo quartiere fieristico con, diciamo, ampliato. Stiamo, lo vedete, avrete visto i cantieri, abbiamo questo per i visitatori di VS che vengono solo per la fiera, questo lo notano, quest'anno abbiamo aperto la nuova uscita dell'autostrada, vedrete di fianco alla fiera ci sono i lavori per il treno che dall'aeroporto porta alla stazione al centro di Bergamo, col problema che abbiamo con i taxi non è indifferente dare soluzioni alternative in più oltre al servizio privato che organizziamo noi, e quindi una viabilità ancora migliorata. Bergamo sta colmando qualche gap di infrastrutturale che aveva, e ora diciamo, possiamo offrire una città ancora più praticabile. Finisco il percorso, l'abbiamo detto, oggi questo think tank, a maggio, ricordo, maggio 2025, sono 10 anni dal 2015, dalla prima edizione di VS, quindi faremo qualcosa per celebrare questo anniversario e anche per discutere di temi legati alle valvole. Le 2 conferenze stampa, una l'anno prima con le prime anticipazioni e una di lancio a Milano ad aprile 2026. La prossima edizione, 7ª credo del think tank, l'anno prossimo ci auguriamo sempre qui a novembre. E questo è anche un invito, segnatevelo sull'agenda, 19-21 maggio 2026, la fiera Industrial Valve Summit, dove vi aspetto. Grazie. Chiamo sul palco Francesco Apuzzo, presidente Valcampus. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Oggi presenterò il call for paper e le linee guida che hanno che caratterizzano la prossima edizione IVS 2026 in relazione al programma scientifico e delle conferenze. Già dalla passata edizione abbiamo avuto un cambio di passo nella programmazione degli eventi scientifici della fiera, cercando di passare da una situazione quasi al 100% delle prime edizioni, in cui tutti i contributi pervenivano da autori esterni, a una produzione interna di contenuti che sono stati veicolati all'interno delle nostre round table e degli special speech di IVS Academy. Per fare questo abbiamo intrapreso una policy di proattività con tutti i nostri interlocutori tecnici. Abbiamo aumentato e messo a budget interventi specifici su progetti per la produzione di contenuti di carattere tecnico. Per esempio l'anno scorso abbiamo finanziato un progetto di valutazione e esame del comportamento dei polimeri alle temperature dell'idrogeno liquido. Questo è un esempio di un contenuto che abbiamo prodotto noi.
Abbiamo aumentato comunque l'interazione con gli autori, soprattutto abbiamo lavorato sul comitato scientifico che abbiamo allargato e internazionalizzato. Quello che vedete proiettato adesso e che da oggi in poi sarà veicolato con il Call for Paper è il comitato scientifico della prossima edizione di IVS, all'interno del quale potete vedere tanti nomi di aziende che sicuramente conoscete. Si è cercato di dare internazionalità a questo gruppo. La seconda fase che è stata fatta è stato costituito un subcomitato specifico per tutte le applicazioni idrogeno. È un comitato locato negli Stati Uniti. Gil Perez, che è uno dei membri del comitato scientifico, è il coordinatore di questo comitato. Questo sottocomitato non rimarrà un unicum, perché abbiamo in programma di creare altri sottocomitati che nel tempo possono aggregarsi per produrre idee e contenuti in ambiti specifici, su una tematica specifica. Questo con quale logica? La logica che noi vogliamo nel futuro dare più spazio alle round table e agli IVS Academy Content, che sono praticamente gli spazi dove noi come comitato scientifico decidiamo qual è il contenuto di interesse ed andiamo a cercare gli interlocutori che possono trasmettere questo contenuto durante la fiera. Viceversa, lo spazio che sarà dato ai papers e agli autori sarà un po' compresso e speriamo quindi che aumenti la qualità di quello che potremo contribuire. L'obiettivo a lungo termine è quello di arrivare a un 50-50 tra questi due gruppi di produttori di contenuti per quanto riguarda il comitato scientifico. Il Call for Paper, che sarà lanciato da oggi, che sarà veicolato, si apre da domani, quindi la data di produzione possibile di invio dei paper a noi, al del comitato, si chiuderà il 31 ottobre 2025 e sarà presentato, l'obiettivo è questo, nel Valve Think Tank del 2026 sarà presentato tutto il programma scientifico della fiera di maggio 2026, con lo scopo di avere almeno 6 mesi di promozione commerciale e di informazione a tutti gli astanti e visitatori che vorranno intervenire di quello che potranno trovare a Bergamo. I temi del Call for Paper sono quelli che vedete: la standardizzazione e gli standard development, digital technologies applied to valve actuation and control, valve design and materials for severe services, advanced sealing solution for industrial valve, AI applied to mechanical design, procurement and manufacturing and additive manufacturing. Ci sono poi degli specifici topic che saranno sviluppati. Qui entriamo nella parte che dicevo prima, in cui noi andremo a produrre i contenuti o inviteremo degli special guest per parlare delle specifiche questioni. Il primo tema è quello del campo dell'idrogeno, quindi produzione, trasporto, stoccaggio. Ce ne sarà uno specifico per le applicazioni di intelligenza artificiale, che è un tema all'ordine del giorno che riguarda i nostri espositori in quanto imprese, quindi aziende che investono anche in applicativi di questo tipo. L'additive manufacturing, che comunque rimane un tema di rilievo. Abbiamo deciso di creare uno specifico ambito riguardante le valvole di controllo, che è un tema che riteniamo molto importante e che è stato nelle precedenti edizioni non considerato fino in fondo. Secondo tema, attuazione delle valvole subsea, specificità e criticità. È un, come dirà poi Sissi Bellomo nel suo intervento, le Deep Water Exploration stanno vivendo una nuova epoca di espansione dopo il problema della Deep Water Horizon, e quindi questo è un tema che abbiamo raccolto sul campo come sensibile per gli utenti.
molto importante, Surface Treatment Technologies, quindi trattamento superficiale dei metalli contro abrasione e corrosione. È un tema in cui la tecnologia sta portando delle nuove novità importanti. Oggi Bordiga di Bodycot presenterà un topic su questo tema che ci porteremo fino alla fiera. Fugitive Emission from Valve. Ecco, noi qua insieme ai componenti americani del comitato scientifico abbiamo voluto dare un taglio un po' diverso rispetto al solito, cioè cosa i materiali, qual è l'effetto dei materiali su questo tema e qual è la frontiera tecnologica dei materiali nella direzione del contenimento delle emissioni fuggitive. Quindi anche a livello di selezione dei paper tenderemo ad abbandonare quello che riguarda standard di test, procedure e norme, saremo molto di più concentrati sulla tecnologia dei materiali, che è la vera frontiera tecnologica, deve essere indagata per poter aumentare la nostra conoscenza sul settore specifico. Nel 2026 sarà a pieno regime la normativa europea americana dei PFAS, quindi sarà molto importante che il pubblico possa avere informazioni di primo livello a riguardo di questo tipo di questioni. Choke valves, un ambito abbastanza specializzato e specifico, che però riteniamo essere un qualcosa anche di interessante. Ci sono pochi produttori al mondo, l'intento è anche quello di intercettare produttori che non sono tipici essere dei nostri clienti, in modo tale di attrarli attraverso le conferenze, quindi riprendere contatto con la nostra realtà e quindi cercare poi di portare interesse specifico verso la nostra fiera. Due pagine, questo era tutto. Bene, visto che abbiamo il collegamento molto più importante dagli Stati Uniti a quest'ora, questa è la presentazione del prossimo programma scientifico. Grazie a tutti l'attenzione. Il prossimo collegamento appunto verrà da remoto e nostro piacere presentare Kate Johnston, Manager Digital Engineering Chevron. Good afternoon, and I'm hoping you can hear me well. I'm just trying to get the sharing up. Let's see if this is going to work. Going, let me get it into presentation mode. We should be good to go. So thank you so much for having me at the Valve Think Tank Conference. My name is Keith Johnston. I work for Chevron out of Houston, Texas, as the Digital Engineering Manager for our Facilities Design and Construction organization. I've been working with IOGP in the Digital Transformation Committee for the last 2 years, and I'm hopefully going to give you some insights into what we do inside of the International Association of Oil and Gas Producers, as well as what we've been doing with the specific workflow around material digital passport. So it's really going to be a good connection between the two organizations and some thinking in the space of valves. So if you don't know about IOGP or you've never heard of them before, we're a group of member companies from various organizations, and I'll show you where we come from. But we are essentially pioneering excellence in safe, efficient, sustainable energy supply and being a voice of the industry in those spaces for both our operations, but also for lower carbon future workflows. And there's really three areas that you can think about for IOGP, starting in the orange and building on a strong foundation of health, safety, and environment, and engineering workflows, and being an advocacy voice for our industry when it comes to lobbying legislation and we're making known what we do as an industry. And we do that through two big workflows, which are in the blue, industry and energy transition, as well as looking at workforce of the future and how we need to reinvent ourselves in the oil and gas industry. There's a lot of innovation that we have inside of IOGP. We look at workflows that transcend each of the companies, but really are common space for us to work together. And we engage in that environment to engage stakeholders and places like
the Valve think tank to share our thinking and collaborate and partner going forward. And if you've seen IGP before, you'd know about our joint industry projects or JITs. There are a number of them that we work together on as industry work fronts. And there are many more publications and data sets that we make available across the energy sector and that are published on the website. So if you haven't had a look at that yet, I would encourage you to go ahead and look through IOGP's website and get familiar with the publications that we put out. As of October this year, there are 95 members within the IOGP. You might recognize some of the oil and gas companies, including Eni from Italy, and many others that we have as members to the IOGP. What was also interesting is that we partner with associations, and so you'll see some of them listed there in API, for example, IPICA, and a few others. But we also have associate members in many of the engineering contractor spaces like ACA Solutions, SLB, Subsea 7, and Technip. So it's a real good partnership across the many sectors within oil and gas and bring those companies into a common ecosystem to have discussions. What I'm going to show you now is one of the committees. We've got several committees dealing with many different workflows inside of IOGP. Digital transformation, which I'm the vice chairperson of, I partner with BP as the chairperson and Equinor out of Norway. And then there are many participants in this workflow around 30 oil and gas companies participate in digital transformation. Kicked off around January 2023. And because there's so much to do in the digital transformation space, we needed to get focused over that 2023 to 2025 timeline. And we started focusing on areas that we thought were important to move the needle on and focus on first. So in the digital capabilities space, you'll see a focus on safer sites and the digital technologies to support safer sites, digital twinning, which is a huge workflow across the energy sector right now. Additive manufacture, I kind of recognize that in one of the slides you just shared in 3D printing additive manufacture, we focus on that space too. Greenhouse gas data and standards and the interoperability of those standards. And then also interoperable engineering data. And the material digital passport, which I'm going to share with you today, really comes out of our focus in that interoperable engineering data space linked then to the digital twin in a later workflow. On the skill side, we also are trying to make sure that we focus on common skills in the digital space across the energy sector. And the ones that we've prioritized is AI, which is no surprise, digital twinning, again, as a main workflow, automation, data management, and data science. And so those are the skills that we try and focus in on and share across the industry. There are also competencies that we look at making sure that as our leadership understands the space of digital, that they're picking up tech competencies in the digital space as well as business competencies, and there are many other enabling and capability specific competencies that we try and focus on and through the IOGP's advocacy. So that gives you a view of what we do in a wide lens. This is going to narrow in pretty quickly onto a workflow called Material Digital Passport. It was set up as a joint industry sprint across many companies, and we formulated a team in an agile delivery method and delivered essentially a system specification, which is what this section of the presentation is about. So I'm going to be taking you through why we came up with the Material Digital Passport workflow, what is it exactly that we're speaking about when we speak about Material Digital Passport, how we plan to implement the digital passport, and who are the key stakeholders in this ecosystem around the deployment of a Material Digital Passport. So the first section is really the issue around why, and this is where for many components, including valves, you'll have an appreciation for some of the counterfeit or fraud issues that we have in the oil and gas industry. And there were some studies done on the average number of fraud cases that we experience, and 10 cases per year is what we have recorded, but we know that a lot more of the fraudulent cases for components in the oil and gas industry go largely undetected. So we know it is a prolific issue for us in oil and gas. There are all sorts of impacts around recertification costs and operational impacts if the component is truly defective and has loss of production impacts or revenue reduction impacts.
and loss of reputation for the impact of a fraudulent component being defective to the point that it fails. And there are also obviously safety environmental impacts if the components are in sites that can have environmental impact. So a large portion of the material digital passport workflow was centered around breaking down the manual workflows that generate the materials and the material data that we need in the oil and gas facilities. Another kind of pressing need that showed up came through the European Commission, and it's around regulatory and stakeholder measures that is increasing the need for transparency of what we have in our components, not only from a carbon content, low carbon perspective, but also just from how these components are being manufactured and put into the industry. With that regulatory and stakeholder pressure, this key requirement around product specification and performance data being available becomes a requirement that is new today that might not have been as stringent in the years gone by. And that in itself is increasing our exposure to fraud or counterfeit material in vendors trying to produce information to comply with regulations, but doing that fraudulently. And as a result, we've got a growing need for transparency in the supply chain for all components and to address the sustainability and efficiency measures that we need to have in place to meet increasing demands from a regulatory environment. So the benefits that we see for using a digital passport method in a supply chain is for suppliers to become trusted and compatible with the systems that we want to use inside of oil and gas, and making that more transparent. And those suppliers would be able to work in an open, transparent way with the oil and gas companies. There's obviously efficiencies through standardization and having components be more standardized, not differentiating between Chevron, Shell, BP, but having standard supplied items is another focus of this workflow that it enables. We also know that it will minimize costs for replacements or warranty claims for defective components, and obviously will minimize reputational damage, again, resulting from any impact from defective material. So we know that the value of this workflow is significant across the oil and gas industry. So what is the material digital passport? At its core and at this stage of the journey, it is a system specification. IOGP put together a joint industry sprint late last year into early this year, and we published a material digital passport system specification. So it's a number of pages that you can download off of the IOGP system and read through the structure that they put together to outline a system specification for a digital passport. The specification covers procured items with end-to-end traceability across project execution, so from the time that you're specifying it all the way to the time that it's delivered and on site, is the intention to track that through a traceable, immutable ledger technology, which is at the backbone of this workflow. And that traceability reduces the risk for quality issues and counterfeit material to enter the system. The digitalized workflows also reduce the manual effort that's typically in this workflow, where paper is signed and distributed through transmittals and document management systems. What we're trying to do is enable more of a data-centric data product associated with a physical component that tracks and follows the components manufacture and delivery to site as a digital data product. And the system then hopes to improve the trust between the partners and the data transparency through the whole life cycle of that component. The main areas that it addresses, and so valves could be one item, but just to give an idea of the scope of what the material digital passport specification can cover, starts with materials. So in this case, there's no specific identification or documentation at a component level. It could be at a batch level instead. And good examples in this grouping would be piping, small manual valves, gasket flanges, nuts and bolts. So kind of batch components and material in that first area. The second space is individual components. So this is where you use a tag or stamp on a specific component, uniquely identifying it.
and that component would have unique information associated with it and that's required for certification. Good examples in that space would be tag, valves, pumps, motors, instrumentation, vessels, and exchanges. In the last instance, the material digital passport does address more complex configurations or skids, so complex equipment, and this would be combining individually tagged equipment and materials, linking those to passports of sub-assemblies and sub-components. And good examples, again, in that space would be compressors and compressor skids, pumps and pump skids, and then turbines and turbine skids. And so the material digital passport specification does address all of these types of equipment. Most interesting to you would be the valves on their own, or perhaps valves that are part of skids supplied from skid suppliers or module suppliers. So if we're saying that's what it's focused on, then how do we plan to implement, or what are the material digital passport building blocks? And so the first area is a unique identifier or identification, and that is one of the core components of the digital data product that associates itself with the physical component. And that's followed with a data carrier that carries that information along with the component. And I'll be describing these in a little bit more detail. So this just gives you a breakdown of the building blocks. There is a passport, which contains the content that is required for that component. And then a digital platform, which exchanges that data between vendors, suppliers, EPCs, and owner-operators. So those are really the key components for how this is delivered as a workflow. The way to think about it is that material, which is really at the bottom level four, could have unique identifiers that group together into individual equipment or complex equipment that gets nested in a parent-child relationship up a chain, depending on how far you want to go up. The unique identifier is what really isolates what you're dealing with in the piece that you're looking at. But this could be nested parent and children relationships of passports that associate themselves with individual components all the way up to complex arrangements on the skid. So let's talk about the unique identifier first. In this space, it would be individual equipment and complex equipment that receives the unique identifier. So one item, one ID is the way that we think about that. It's like a fingerprint or a specific assignment. So in the case of materials that are in batch, they will all receive the same common ID. So you can either have it associated with the valve, or the components that came in the batch supply could also have a common ID, but one ID for that batch. The ID takes the form of a unique universal identifier using the ISO 9834-8 specification process, and that's why we assign that unique ID to the component of the batch. It will accompany the item for its life cycle, which is the other kind of condition, is that it's a life cycle UUID from inception of the tag all the way to decommissioning and disposal. The data carrier, on the other hand, is essentially a barcode, or in this case, a QR code that associates itself on the physical equipment, and that will be the carrier of the information that's supplied as the data product. So in this case, we're using ISO 18004 for the QR code. It affixes itself like a nameplate or to the nameplate and to the item. And for batch material, it could be printed and attached to the batch or to the specific item as is required. And the QR code is then included in the component documentation. So that's maybe the difference between the unique identifier and then the QR code that carries information. The passport itself is the data product. And if you think about it that way, and be included in that data product associated to that QR code would be identification information, lifecycle information, like who the purchaser is, where the assets installed, the year of putting into service, nameplate data, which could be a combination of data from the owner operator, plus information that comes from the equipment supplier, any of the conformity assessment or declarations that can be associated with the equipment, any technical specifications. In this case, we call out JFP 33 or equipment standardization requirements from IOGP. And the bill of materials could be associated with the passport, and any carbon footprint or
circularity requirements would be included in the passport as well, all digitally assigned through an immutable ledger system that collects that information during manufacture and when you put it into production. So some of the key stakeholders involved would be everywhere from the owner who specifies what they need, taking it through the EPC who designs and procures that and brings it to the construction site on behalf of the owner operator, to the tiered manufacturers supplying or producing the information, all again working through the same immutable blockchain technology, distributed ledger technology, to collect the data over the life cycle. And that really is perhaps the last slide for Material Digital Passport. I didn't want to open it up and see if there were any questions, but if you would like more information on Material Digital Passport or any of the other workflows that we are working on, Lucy Kreiler is the contact at IIGP. You can reach out to her to engage further or to ask further questions or to be put into contact with the working teams on Material Digital Passport. And maybe one last statement I'll make is that the requirement specification is being looked at by vendors and suppliers to see how to adopt it, and in some cases, valves. IIGP itself is looking at applying the Material Digital Passport to a workflow on low voltage motors, and that kicks off in February next year. So we'll actually be applying the whole workflow to an actual low voltage motor supply for the industry. And that could be a case study to look at for valves as well. So we do intend to implement the standard as a data product early in 2025. Thank you so much, Kate Johnston. Il prossimo intervento chiedo di salire sul palco Mark Schmidt, International Sales, AUMA. So, good afternoon, everybody. Thank you, Virginia. And first of all, thank you for IVS for having us here. I'm really impressed. Great event, good organization. Thank you so much for this. As introduced already, my name is Mark Schmidt. I'm a group sales director at AUMA. I'm 17 years with the company. And today I would like to show you something about smart MOV, what is possible already, and what might be possible in the future, and chances also to cooperate. So the title is Smart MOV, Dream or Reality. So let me begin with, the journey. You don't see valves here on these pictures. I've chosen some electric actuators from a company that's quite familiar to me. So looking to the product of electric actuators, which is, of course, an important part of an MOV, we had seen some journey over the past years. So it all started in the 60s or even before with simple electromechanical or purely mechanical actuators. And over the years, we went through a journey. And so as I said, started with a basic mechanical actuator with basic motor protection, no intelligence, very simple. Topic was to open and close a valve in the end, which is still today the case, of course. However, then in the 90s, late 90s, until 2000s, many options were added to the product. Many possibilities were created, opportunities were created. So we had more intelligent products in the end. Actuators with integral starters, motor starting, motor protection, non-intrusive settings, so the possibility to set an MOV in the field without opening covers, basic intelligence, so really to also have things like running time, motor protection, torque protection, and so on, and of course, digital communication. Field bus as one of the things to mention there. The latest, state of the art in the product is, of course, adding more features to the product, adding more intelligence to the product. Here, for example, when we talk nowadays about intelligent products, about intelligent actuators, smart actuators, we talk about fully integrated controls, we talk about variable speed as one example, to have optimized modulating applications, and of course, optimized
data logging systems to give the possibility for predictive maintenance. So these are the requirements we see in the field, and this is the technology that we have to give in order to give solutions for these requirements. But why do we do this? What is the potential with these smart devices? Why do we need this optimization in this case? And basically, we can bring it down to four or five fields of applications. But let's go through it. This is now, let's say, from a top view. There's always a potential to optimize different steps. And we start with the optimized time to production. So let's say if we give a lot of information about devices from the field, from the requirement, we can have a planning, or let's say a speeded up planning. We can easier do a system integration of MOVs in the plant by giving intelligent systems. Think about the field bus, think about industrial Ethernet nowadays, how easy you can implement MOVs into a plant operating system, same for pumps and so on. Easy commissioning, something that was also mentioned in the speech before. So providing data on an electronic form will help in the end the operators, the end user, to integrate field devices into systems. Optimized plant operation, predictive maintenance, will help the operators, of course, to do the job when needed. So it's, let's say, the replacement of a preventive maintenance. But therefore, we need smart devices that give a signal in the end or give an information to the end user, to the operator, hey, you need to do some work on this product. Plant process optimization, of course, using data, collecting data to learn about the process, to optimize the process in the end, to make a process more efficient, save money, be more efficient in the production. Life cycle management, something that we just also heard in the presentation before. So giving data in the end to learn about the total lifetime of an MOV or of a field device in general. Advanced troubleshooting. So of course, we are all manufacturer of equipment that is used in plants. And of course, always there is the chance that something happens. We are not perfect. Equipment in the field can fail. Once it fails, we need to be in a position to mitigate this as soon as possible. Therefore, we need tools. Think about the operator. They cannot be expert for all the different products they have installed at site. So we need to give them some tools to make their life more easy. Optimized supply chains, also something that was mentioned in the previous presentation. Here, of course, we talk about things like e-commerce, spare parts supply, equipment supply, whatever it might be. And optimization based on predictions. So we have nowadays the possibility, with the help of many digital tools, to collect data. A lot of data, and this data can help us to make, in the end, predictions. So this is a very, let's say, top view, first of all, with some thoughts that drive digitalization, with the potential for optimization of different things. What does it mean for our industry then? Or what does it mean for our daily work life? Why is this more needed than in the past? We all know this express VUCA world. We live in a VUCA world. So our world is volatile, it's uncertain, it's complex, and it's ambiguous. But what does this mean for a daily operation or a daily life of an operator in a plant? Volatile means there are unpredictable changes in the boundary conditions. This could be environmental conditions, as we have seen, unfortunately, in many places of the world, including Italy, storms, thunderstorms, floodings, whatsoever, things can change. Products may fail because of this. Uncertainty, so the difficulty to predict these outer influences. Complexity describes, in the end, the challenge for the operators to get all this information together, even if we know, and to know what is the result of this. And ambiguous, in the end, means even if we have all the information, we will not come to a single solution. We don't know, in the end, what to do, because we have options. What is the best? We don't know very often. So therefore, we need, in the end,
digital tools that help us in the daily work, to give predictions, to give recommendations, to solve challenges, or even to avoid problems before they occur. Now looking to the possibility, what can be done in the field of valves, talking about MOVs. And the idea in the end is coming from data to values. So let's start with the data. What are we able to do? And here also, to say it right away, yes, I'm from an actuator manufacturer here. And we are not the only ones. Of course, there are others that also have these capabilities. But what is happening, what I show you here, this is already in place. Things that are possible or that we are able to do today already. Not only the company I work for, also others. But we come from data. So first of all, in the beginning, I told you that I showed you the journey of the actuator, starting from the very basic mechanical product to the smart product. What does smart product means? Smart actuators, smart products are capable of collecting information, collecting data. So we talk about environmental conditions, we talk about operating data, and we talk about status information of the product. Environmental conditions, for example, can be temperature measurement or, for example, vibration measurement. So the MOV, the valve, is installed somewhere in a plant in a certain location where certain environmental conditions are present. We can measure these, we can collect these data, and we can use these data. We can compare data with other installed actuators in the same plant, for example, to find out what is the condition for this specific MOV. We are in a position to collect operating data, talking about motor running time. How often is a valve operated? Position, temperature, torque versus time. So we talk about a valve signature here. We can monitor the behavior of a valve for a stroke. So we can check the torque, for example, the torque consumption from open to close. We can detect this, we can store this. We can protect the valve from over-torque. So we can protect the valve, of course, from being damaged because of a too high torque, maybe too high setting torque. And then, of course, we talk about different positions, end position open, end position close, running torque, and so on. So this can be, again, measured and also protected. Data logger. So all this information that we collect here, also if somebody is changing the setting of the MOV, all this information we can collect and store with a data logger. And this is also something especially for the valve, also interesting. An MOV is not always operated from fully open, from fully close. Sometimes we have only operation in certain steps, or we have modulating, operating a valve only in a certain position. But all the number of starts and the number of turns of an actuator, for example, we can convert into a full stroke equivalent. So calculating, for example, what does this movement now, how many full strokes this actuator or this valve has seen already in his lifetime, or in its lifetime. Status data, this is something, again, thinking about the presentation we have just heard from Keith Johnston. Status data, first of all, device identification. From an actuator point of view, we are in a position, for example, already to have an electronic nameplate with exactly device information. Something that can be also combined with the MOV information. Device function, so we can store the parameters, the specification that it was ordered for. Is it a modulating product? Is it an on-off product? To see also what was ordered, to compare later how it is operated. Historic data, warnings and errors, so how many faults this MOV has seen. And uptime means how is the performance of the MOV. How many faults are there, how often it is working versus how often it is not working because of a temperature fault, torque fault, whatever it might be. And as I just mentioned already, type of duty. So how is the valve operated? So just as an example,
On the top right, you see a graph where we, for example, collect the data that we have available. And then we see, okay, a certain number of MOVs, of course, data from the actuator, is operated according to class AB. Class AB is on, off, or inching. A certain number of actuators is operated in a class C. This is modulating. And a very small number normally is operated in class D. This is continuous modulating. And these, for example, are already important design criteria for the valve as well as for the actuator. What is the customer asking from you? Do I want a modulating valve? Do I want an on-off valve? This is important for you as a valve maker, as well as for us as an actuator manufacturer, because we have a different design for the different applications. So we are also today already in a position to collect these data and then also see, okay, this actuator has been ordered as an on-off actuator, but actually it's operated as a modulating actuator. But this is also important, for example, when we talk about lifetime, when we talk about warranty, things like this. And of course, also when we talk about optimization, giving recommendation to the end user, what to optimize to have a better performance of the product. Another information that we collect already, this is the graph on the bottom, ambient temperature. So I've just put some data in there to see, okay, we have collected from many MOVs in the field data and see what is the ambient temperature that this actuator is seeing in its lifetime. And we see that a certain number is operated at 50 degrees or something. All fine. Interesting are the ones that have temperatures above the specified values or below the specified values. So we can also see, is this in line with specification, for example. So is the MOV operated as per the defined specification during the sizing process, for example? So this is information that we have already in hand. However, this is first of all just data. And I said we want to come from data to values. And this is where we play a major role, especially you also, the ones from the valve makers, where we need to use the data together. Why? From an actuator manufacturer point of view, we have the possibility to collect data. This is on the right graph here at the top. Sensors collect data. I showed you a few examples, the things we can do already. The data itself will not solve anything. We have to define performance indicators, KPIs. We have to define what is good, what is bad. So we have to add knowledge, information. We have to put the information into the context. And this is something that hopefully we can also start a discussion, also maybe in the break and so on. Information in context, this is exactly the important part. We and other actuator manufacturers, they know well, we know well about our product. We know basic things about valves. But in the end, if we talk about a smart MOV, if we want to use the data to really make a prediction about the valve status, about the condition of the valve, this is where we need you. This is where we need to share information, or you need to use information and add information from your side, because this data we collect, this information, we have to put in a certain context and we have to combine it with knowledge and additional information. And this is in the end the key. Just collecting torque data, for example, will not solve anything. Somebody needs to say, does this help me, or what is the indication about for the valve? Does it give an indication about the situation of the valve seat, for example? Is it worn out? Is the gasket hardened, or whatever it might be? So this means combine information from sensors with knowledge from the manufacturer. So in the end, the actuator, this is on the left-hand side, is just a machine collecting data. Of course, operating also the valve. That's the core
purpose of the actuator, but thinking about the smart MOV. First of all, the actuator can be the tool to collect data. But this data in the end needs to be, as shown before, needs to be used. We need to create values from these data. And therefore, we need digital tools. And they are already systems. So we need to read out data from the products. And then we need to transform this data into information. And there, for example, there are different systems already in place. Also, one from our side, cloud-based systems, where we add the information and transform it into real asset information. And this information can then be used, as I said, for example, for predictive maintenance or optimization of products. To give you an idea what it means, this is now a screenshot from such an asset management system. A very basic one to start with. We looked, for example, at a certain plant with the same application. So, for example, forget now about the what the plant exactly is, but let's say we compared here different pumping stations. So we compare pumping station A with pumping station B, C, and D, and so on and so on. So this is simply now comparing data. So we can create a benchmark. And with this benchmark, we can already find out, hey, pumping station A has a better performance than pumping station B, just looking at the MOV. So we see, for example, we have more faults on one actuator on MOV than in the other. So there's a behavior that is different in one part of the plant than in the other. This is just the first indication. Then we can deep dive and look, for example, in the data we have collected, like vibration, temperature, where is the difference? So in the end, we can, with this benchmark, we can identify abnormal behavior. We can find things that are working different in one actuator or one MOV than in the other. So we can have abnormal thermal fault detection, for example. We have torque faults whatsoever. Or we see a number of faults occurring. And this is now already an indication we have to look into this product. We can generate a warning and say, hey, there's something wrong. We can give recommended actions even. But again, this is only possible if we know about the product. For the actuator, we are in a position to do so. For the MOV, not yet. An example from real life now. So we had a plant in Europe, and there was a plant with increased wear in different sections of the plant. And I'm talking about wear and failures also of equipment, both on the valve side as well on the actuator side. At the same time, there was, under normal operation, there was no indication in the DCS that there is anything going wrong. So there was not a real fault indication or warning in the DCS, just the equipment failed after a certain time. What we made then, we used the available data in the MOV, in the actuator controller. We downloaded this information and put it into a cloud system where we have some algorithms to find abnormal behavior. And in the end, we saw a high number, or let's say a high vibration out of specification. Our product, the valve product, in the end, the valve is defined or is designed for a certain specification. And here we saw a clear signal or a clear data pool showing that this product is operated out of the defined conditions. On the bottom right, you see a picture, and this is a result, for example. This is the output drive of an actuator that is combined with the spindle of the valve. So the output drive as well as the spindle was damaged because of vibration. This is clear vibration damage. We were able to identify this in the end to find the root cause for this. And in the end, you see here, for example, we were able, based on the status information then, to give to the operator the recommended action. So in the end, it's about a typical thing, of course, you have a compressor somewhere.
the distance to the next valve is not big enough, no flexible hose, things like this. Problem is solvable. So in the end, just by using data, we were not also able to identify the topic on our product. It helped in the end the operator to optimize the design locally. So they made a change in the end of this particular part of the plant, and we were able to optimize there for the lifetime of the equipment installed there. And this in the end is the benefit. The other benefit, of course, is reduce wear set, spare part stock. So we can even, based on this plan, we know, okay, there is something. You cannot always eliminate it completely, but you can then help and create awareness. What are the recommended spare parts to have on stock? Because we know, for example, you have to replace frequently the output drive, or you have to look at the valve spindle frequently, and so on and so on. Maybe even dislocate actuator from valve, put additional support brackets, whatever might be the action. Yeah? But this simply just of data collection, and again, putting this data then in context and add the knowledge we have about the product. But you're not here to talk, or we're not here to talk about actuator. In the end, it's about the MOV. And as I said before, today we have already a lot of information available that we can use together in the end to have a smart MOV. Let's start very simple. Installed base. Today, we supply our products to valve makers. Valve makers supply the MOV throughout the world. It is installed in different places. Not always the final destination is known. Sometimes it's installed somewhere and we don't know how many actuators, how many valves, how many MOVs are installed somewhere. And knowledge about installed base is important also to talk about after sales business, to have local spare parts available, and so on and so on. So today we are already in a position to generate, once the end user or the service technicians are using a certain cloud-based system, to identify the installed base. And now let us dream a bit. For example, if a valve maker is purchasing an actuator, putting it on the valve, let's imagine we would also make a kind of marriage of these two actuators on a digital way. At the moment, we have a QR code on an actuator. Let's assume we would also have a QR code on the valve and bring this information together. So means in the end, in the future, if somebody would scan the QR code, we know and you know where this MOV is located, yeah, from a database. Very simple one. The other thing I mentioned before already, for our product, from an actuator point of view, as well as for the valve makers, for you, the number of cycles is an important criteria. The number of cycles in the end defines or is important for the lifetime of the product. And again, this together with the information, is it an on-off valve or a modulating valve? This information we do already have in hand. We know, for example, if we read out the data of an actuator, how often this was operated. This information is also, of course, when working together on this system, could be available for you as well. We could, for example, with the end users also define a lifetime of the valve and then to give a warning once we reach a certain number of strokes to do a replacement, to do a maintenance job, for example. The possibility is there today already. Torque profile, valve signature, valve stem breakage, valve seat. I have put here an example, something talking about valve signature. A basic example, let's say, of a butterfly valve as example. The graph shows the torque profile of this valve from fully closed to fully open. And in the end, in the beginning of the travel, we have a certain torque, the brake to open torque. Then we have a running torque, and we have an end to open torque. So usually these are the three sectors we could define. Could be more, could be less. The other information we have, or the information you give normally, of a valve is the maximum allowable stem torque.
What is the maximum torque this valve is allowed to see? And here we have already things that we can use in the end to protect the valve and also to give predictions about the valve. So again, if we add this information and combine the information that we receive from the actuator, for example, we can clearly give a limit inside the actuator. The MAST must never be exceeded, of course, therefore we have the torque protection. But who guarantees that somebody is doing a setting change at site exceeding this number? So this could be, for example, blocked if this information is added in. At the moment, simply a product is set to a max torque, and that's it. The MAST is not in a database. We could add it, and then we have a protection. Could be password protected, for example, also to make sure nobody is exceeding. If somebody is exceeding, it would be recorded in the data logger, and again, we have the evidence, hey, something was done that should not be done. The same we can do for the three sectors that I have shown here, for example, we can define a break to open torque, we can define a run to open torque, and we can define the end to open torque. What do I mean with this? Typically, these are numbers that you have, calculated numbers also based on tests and so on. But now imagine for every travel of this valve, we collect this information and we define a max level and we define a low level. Low level could be, for example, if the brake to open torque is below a certain value, this could be an indication that something with the valve seat is not okay anymore. It could also be on a high level, talking about, let's say, a soft-seated valve, that something with the material is not okay anymore. It could be in different directions. We can also define, for example, a low level, which is then an indication, hey, probably the valve stem might even be broken or damaged. Information that would be easy to do with the system if we add this information. Future topics, which are not possible yet, because an actuator does not collect this information. But of course, for you as a valve maker, especially when we talk about quality valve makers and also for the end user, one of the most important criteria is, of course, is the valve really tight when it should be tight? Cavitation recognition could be for some application a topic. Everybody knows there's cavitation, so you need to avoid a certain position of the valve. This is clear. But imagine we could even generate the warning. Pressure monitoring, talking about the pressure drop, that's also something that could give indications. So these are all data when talking about smart MOVs that we can use. However, therefore we need additional sensors. This is nothing, for example, an electric actuator at the moment is collecting, but, and I know also that, of course, valve makers are working on these topics, but what we do have, if we combine a mechanical valve with potential additional sensors and have an actuator on top, we can use the actuator as a data concentrator and add this information together and make it available for the valve makers. Then you have information about this. You can also guarantee some things to the end user. You can prove it also. So for example, talking about a leakage detection, I'm thinking about having acoustic sensors on the valve, for example. This is one method. There are for sure other possibilities. Other things could be flow rate, could be pressure drop, and so on when talking about cavitation. Yeah. But this is something where sensors could be added. This is why I said these are future topics. The possibility is there from, again, from the actuator point of view to combine this information, to wire them to the actuator, to concentrate the data, put it into the analysis tool, and make use of this. So, what if valve makers add information to asset management systems? So, for example, as I told you, we and also other actuator manufacturers have already asset management systems, but they are very much focused on the actuator at the moment.
But let's dream now. What would happen if we add to these systems also valve data, valve information? Talking about, for example, on the left-hand side, valve manufacturer, of course, this is one thing. What is the valve type? Valve type, of course, is important for multi-turn, part-turn. The valve signature, what is a normal torque profile? A ball valve has a different valve signature than a butterfly valve, than a gate valve, and so on and so on. That's all clear. What is the nominal torque? What is the high level? What is the possible or the allowable number of cycles this valve is allowed to see? So this could then trigger a warning once we reach the end of lifetime. When was it produced? Serial number. So again, thinking about this material, digital material pass, this is something that could be added, of course. How critical is this MOV in the process? Because this, again, could define something, could trigger an alarm in a different way than an uncritical valve, also clear. And what are the defined ambient conditions that this valve is allowed to see? And then, as I said before, what if we have then a DCS alarm reference with curve drifts? So having an asset management system that defines max level of torque, low level of torque, vibration, whatever it might be. Bringing the information together and create the warning. And then combine this data to a valve signature to get a valve overview. And this is what I said before. This is where the equipment manufacturers need to add the knowledge. You need to add your knowledge. Data alone will not solve this. So what do I mean with this? We need to start collecting data now already. When you do service on valves, take notes. How does the seat look like? How old was the valve? And so on. These are all information that we can put together. Use the knowledge of service technicians and add them to database. Combine this information with data collected, for example, from an actuator, from the plant that you see, process data, will help us to learn and optimize and create with the help also with AI and so on to give predictions. But we have to start collecting the data and add information from different manufacturers, like actuators, valves, plus, of course, also, if needed, process data. So in the end, we see with this, when combining this information, so valve data, actuator data, process data, we see benefits for all of us. Actuator manufacturers, valve manufacturer, and customer. So we see a strengthened customer relation for all of us, because we can give recommendations. We can help them to mitigate problems. Enter new business areas, that's clear, talking about after sales also, for all of us. Competitive advantage. Let's face it. We are here European manufacturers, and we also face, of course, competition from outside Europe, looking also to Far East. And from a mechanical point of view, they come closer and closer. Here we talk about knowledge and interpretation of data. This is something where we can create a competitive advantage when working together. For the valve manufacturer, of course, fast analysis of warranty claims, what I said before, so collecting information also to see what happened to this valve, seeing the environmental data, seeing the setting data, seeing how the valve is really operated, how often is it operated. Enable valve maintenance, knowing the installed base, having an information if a valve has reached a certain number of cycles, and protect the valve in operation, of course. I told you about this typical setting value like MAST, maximum allowable stall torque, and so on and so on. And customer save time, detect anomalies, reduce operational costs in the end also because of higher efficiency, and optimization potential. So using the data to give recommendations. And this is where we see a big possibility for all of us. As I said, we are now since quite some years active here already. We use it, I would say, on a daily basis. But what is missing to us, for example, is exactly the valve information. Because one thing is very clear to us also. The customer is not caring about the actuator. He's not caring about the valve. He's caring about the combination. He's caring about the MOV. This is what he needs. The actuator alone is useless. The valve alone is useless. The combination
very often is what is needed. To also show you what is happening in the market, just in September, not too long ago, I was in Asia, and there I received a specification from an end user from the petrochemical industry, and I put an extract in here, and there was this sentence included: intelligent MOV data management system to be provided to ensure asset management of the entire lifetime of MOV. So this topic is finding its way into end user specifications. So they ask for digital tools giving information and recommendations and predictions about MOVs. And again, this is something where cooperation, in my opinion, is needed, where we can also even create a competitive edge against others. So the initial question, smart MOV, dream or reality, we are of the opinion it is already reality. We just need starting to use it. Thank you. Thank you so much. Thank you. È il momento di Marco Moiola, Business Development Manager S3P Italy Bodycot, e Vittorio Bordiga, Senior Engineer S3P Italy Bodycot. Prego. Sì, buonasera a tutti. Prima di iniziare, un doveroso ringraziamento al dottor Apuzzo per l'invito, sicuramente, ma anche a Valve Campus per l'organizzazione di queste attività di Think Tank, a Confindustria Bergamo, ecco, anche per congratulazioni per l'ambiente, ecco, a Virginia per l'organizzazione. Spero che il tema che andiamo a presentare sia di vostro interesse. Bodycot S3P, Special Stainless Steel Processing, appunto S3P è una divisione di Bodycot che si occupa appunto di acciai inossidabili. Collega Marco, adesso vi illustrerà Marco Moiola la parte più, diciamo così, descrittiva della tecnologia. Io resto poi a disposizione magari dopo per qualche domanda più magari specifica su casi magari vi possono interessare o maggiori dettagli a livello tecnico. Grazie. Grazie Vittorio, buonasera a tutti. Esatto, io sono Marco Moiola e lavoro con il mio collega per Bodycot, divisione S3P. E S3P è un acronimo che sta per Specialty Stainless Steel Process, quindi processi speciali dedicati agli inox. E la tecnologia che vi presenterò oggi, che vi presenteremo oggi, si chiama colsterizing o colsterizzazione. E andiamo a vederla con alcune slide, con l'aiuto di alcune slide che sono state confezionate dal nostro ufficio tecnico, dalla nostra collega Alexandra Bauer, che è la responsabile tecnica della nostra divisione, che doveva presentare lei, ma purtroppo non è riuscita a venire, quindi la sostituiamo volentieri. Ora, la presentazione ha un taglio abbastanza tecnico, ci saranno alcune slide dove ci sono parecchi dettagli di prove meccaniche, eccetera. Dato il tempo a disposizione, questi circa 20 minuti, su alcune slide non mi soffermerò più di tanto. Questa presentazione però verrà diffusa successivamente a tutti voi, dove troverete appunto, avrete il tempo per, se interessati, di dedicarvi ai dettagli, e in fondo alla presentazione ci sono i nostri riferimenti, quindi se volete siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore che volete avere sul processo e sull'applicazione del processo nel vostro campo. Cominciamo con la presentazione, spendo due parole su Bodycot. Noi siamo una multinazionale a base inglese, siamo 4.800 persone, abbiamo uffici e stabilimenti un po' in tutto il mondo, e siamo divisi in due grosse rami d'azienda. Una è la classical heat treatment, quindi trattamenti termici tradizionali, classici, dove in Italia, per dire, abbiamo 3 stabilimenti, neanche troppo lontano da qui, e poi c'è la Specialist Technologies, di cui io e il mio collega Vittorio facciamo parte. E la Specialist Technologies, Bodycot, praticamente cosa fa? Prende una tecnologia, in questo caso la tecnologia del colsterizing, e costruisce intorno un'azienda vera e propria. Quindi noi abbiamo dei plant, degli uffici tecnici e le produzioni dedicate esclusivamente a quello.
Nel plant dove viene eseguito il clusterizing non vengono eseguiti altri tipi di trattamenti. Poi ci sono altre varie divisioni, che sono i nostri cugini, dall'ipatura, il powder mat, lo pressure carburizing, eccetera. Quindi ogni divisione ha le sue tecniche, i suoi plant dedicati. Ora, noi facciamo parte, come dicevo prima, della divisione S3P, che come dicevo è un acronimo di Specialty Stainless Steel Process, quindi processi speciali su acciai inox, ed è questo l'argomento che andremo a trattare in queste slide. Ora, acciai inossidabili, come dice il nome, sono caratterizzati da un'ottima resistenza alla corrosione, motivo per cui vengono impiegati in varie applicazioni dove viene richiesto questo tipo di caratteristica, ma hanno un povero comportamento tribologico. Sono acciai morbidi e vanno in sofferenza quando ci sono applicazioni che richiedono resistenza a usura, metallo su metallo, grippaggio, cavitazione, sentivo che parlava la persona che presentava prima. Insomma, noi interveniamo su queste problematiche mantenendo la resistenza alla corrosione degli acciai inossidabili, ma appunto intervenendo dal punto di vista tribologico. Come? Con il nostro processo di clusterizing e clusterizzazione che vi andrò a presentare adesso. Ecco, cos'è il clusterizing? Il clusterizing è un indurimento superficiale fatto con diffusione di carbonio, tramite diffusione di carbonio a basse temperature sul pezzo finito in acciaio inox. Quindi noi lavoriamo a temperature molto molto al di sotto dei 500 gradi centigradi dove lavora un trattamento termico tradizionale, come può essere una cementazione o una niturazione tradizionale. Noi lavorando al di sotto, ma molto al di sotto di questa temperatura, manteniamo inalterata la resistenza alla corrosione del pezzo, quindi non c'è precipitazione di carburi o nitruri durante il nostro processo, è un processo lungo, ma questo fa sì che l'inossidabile rimanga tale. E andiamo a diffondere il carbonio, qui potete vedere questi pallini rossi, che va a porsi come elemento interstiziale tra gli elementi di lega, quindi va a occupare gli spazi interstiziali. Questo crea uno strato compressivo sul materiale che si può vedere appunto su questa micrografia. Noi creiamo questo strato compressivo che ha una profondità di diffusione fino ai 40 micron, anche oltre, poi dipende dai vari tipi di processi, perché sotto il cappello del clusterizing ci sono vari tipi di processi che magari non vi sto a elencare adesso. E parliamo, questo è un punto importante, di profondità di diffusione, nel senso che non è un rivestimento. Il clusterizing viene fatto sul pezzo finito, non ha altre tolleranze, quindi non andiamo a toccare nulla dal punto di vista geometrico del pezzo, così come le proprietà di anticorrosione del materiale, ma andiamo ad indurire l'oggetto di anche 7-8 volte rispetto alla durezza che si ha del materiale di base. Ad esempio, questa è una micrografia di un 316L che ha una durezza a base a cuore di 250 Vickers. Noi con clusterizing riusciamo a ottenere una durezza esterna che arriva fino intorno ai 1200-1300 Vickers. Quindi andiamo a creare una durezza superficiale importante e che aiuta appunto questo tipo di acciai a nel loro comportamento tribologico, quindi come dicevo prima, resistenza a usura, abrasione, grippaggio, eccetera. Ecco che qui il clusterizing può essere un'ottima soluzione, soprattutto dove dei rivestimenti tradizionali vanno in sofferenza, in alcune applicazioni particolari come può essere il criogenico oppure applicazioni dedicate all'idrogeno, di cui poi vi presenterò alcune slide successivamente. Ora, quali tipi di materiali possiamo trattare con il clusterizing? Come dice il nome, Specialty Stainless Steel Process, questo è il nostro campo d'azione preferito, quindi acciai inossidabili, tutte le famiglie. Quindi partiamo dagli austenitici, quindi 304, 316L, 904L, Nitronic, duplex, SAF 2205, super duplex, eccetera, e a salire in termini di durezza a cuore, quindi andiamo a martensitici, 420, 440, e indurenti per precipitazione, 15.5, 17.4, 13.8. Siamo in grado di trattare e di indurire superficialmente anche leghe a base di nickel, come il 7.18, il 6.25, e alcune leghe di cromo cobalto. E questi sono, le famiglie di riassuntive di una varietà di più di 100 leghe di cui abbiamo esperienza e che trattiamo quotidianamente. Ora addentriamoci un attimo nel processo della clusterizzazione.
Il pezzo trattato con Cluster Rising alla vista rimane identico, cioè il pezzo trattato e non trattato alla vista sono indistinguibili, come potete vedere qui. E come dicevo prima, la parte importante, noi andiamo a mantenere inalterata la resistenza alla corrosione, ma miglioriamo la parte tribologica dove va in sofferenza, dove vanno in sofferenza questo tipo di materiali, quindi resistenza all'usura, grippaggio, cavitazione e fatica. E su questo riusciamo a risolvere completamente il problematico, perlomeno a migliorare di molto le performance di questo tipo di acciai. Cominciamo con la parte, eccolo qui, resistenza alla corrosione. Questo è il punto fondamentale che distingue il coasterizing da un trattamento termico tradizionale. Quindi noi riusciamo a mantenere inalterata la resistenza alla corrosione. Questa è una di quelle slide che vi dicevo prima, dove ci sono alcuni test che abbiamo eseguito. Questo in particolare è un test di stress corrosion secondo l'STM G39 eseguito su materiale duplex, dove abbiamo preso dei provini trattati col K-duplex, che dicevo prima all'interno del coasterizing abbiamo vari tipi di processi, quello dedicato per l'acciaio duplex si chiama K-duplex, e abbiamo trattato alcuni provini appunto con questo tipo di tecnologia e li abbiamo messi a confronto con pezzi non trattati, quindi in condizione ricotta. Abbiamo apportato un carico sui provini e i provini erano immersi in una soluzione acida, vedete pH sotto 3%, per una durata di 720 ore a 22 gradi. E questi sono i risultati. Quindi i provini non trattati e i provini trattati entrambi non presentano segni di corrosione. Quindi questo per sottolineare il fatto che il pezzo trattato, quindi questo avrà una durezza di 400 Vickers circa, questo arriverà trattato a una durezza superficiale intorno oltre sicuramente i 1000, ma entrambi non presentano segni di corrosione. Quindi la resistenza alla corrosione del pezzo trattato e non trattato rimane inalterata. Ora, questo è un altro utilizzo abbastanza comune del coasterizing come rimedio al grippaggio. Ora, questo è, la prossima slide è un video di un girato che abbiamo girato in Germania, dove c'è il nostro stabilimento, di questo pezzo qua, adesso è piccolino ma poi lo vedrete meglio lì, dove è un pin, un cilindretto con delle tolleranze molto strette. Questo, entrambi gli oggetti sono trattati con il coasterizing. Ecco qua, adesso il video parte. Quindi alla vostra sinistra ci sono questi due oggetti, il cilindretto e il pin, che non sono trattati senza coasterizzazione. E questi dove sono trattati entrambi con la coasterizzazione. Ora, questo è un test molto semplice che abbiamo girato appunto in Germania, c'è il nostro operatore che fissa e blocca nella morsa il cilindro e con un trapano, una cosa molto semplice, inserisce il pin nel cilindretto e lo fa ruotare, quindi è fatto col trapano, quindi il movimento non è perfettamente assiale, ma diciamo è fatto a mano. Potete immaginare cosa succede? Nella parte non coasterizzata, ecco che dopo 3 secondi, qua l'orologio continua ad andare, ma dopo 3 secondi cosa succede? Chiaramente il grippaggio, perché metallo su metallo di inox, senza l'utilizzo, inox, poi un 316 questo qui, non senza cera, senza lubrificanti, quant'altro, quindi metallo su metallo, dopo pochi secondi grippa, inevitabilmente. Dall'altra parte invece potete vedere la performance degli oggetti entrambi trattati con il coasterizing. In questo caso K22, un altro tipo di processo che abbiamo all'interno sotto il cappello del coasterizing, che in base all'utilizzo vi diciamo più o meno qual è la parte consigliata, il trattamento consigliato. Vedete che dopo un minuto e 13, ecco che l'operatore riesce a togliere senza problemi il pin, a reinserirlo dentro, quindi ecco, il grippaggio qui non c'è. E per chi ha a che fare con questo tipo di materiali 316L e conosce il problema del grippaggio, sa che quanto sia insomma impressionante una performance del genere senza, ripeto, l'utilizzo di cera, lubrificanti o quant'altro. Un altro utilizzo, diciamo, della coasterizzazione è appunto l'utilizzata per aumentare la resistenza a fatica degli oggetti che sono sollecitati da questo punto di vista. Ad esempio, ecco, noi trattiamo
delle molle, molle commerciali, dove al posto della pallinatura tradizionale viene applicato il coasterizing. Quindi noi cosa facciamo? Applichiamo questo strato compressivo che vi ho fatto vedere all'inizio, che andiamo a creare chimicamente questo strato compressivo che viene creato con una pallinatura tradizionale e per aumentare la resistenza a fatica. Quindi togliendo la pallinatura e applicando il coasterizing si aumenta la performance della stessa molla, il ciclo di vita anche di 7-8 volte rispetto alla molla tradizionale. Ora, questo è un test di fatica, di resistenza alla fatica, che è eseguito su queste campioni in 316L, a cui viene applicato un carico costante di 400 MPa, e, cosa interessante, è un test eseguito in ambiente corrosivo. Quindi qui ci sono i parametri, viene fatto girare 10 milioni di cicli e con una frequenza di rotazione di 15 Hz. E qui ci sono i risultati, quindi pezzo e i provini non trattati si rompono, praticamente falliscono dopo 1 milione di cicli, 500.000, 1 milione. I pezzi trattati col K33, sempre stesso test, portati fino a 10 milioni di cicli, quindi ben oltre l'aspettativa programmata del pezzo, ecco che non c'è fallimento, quindi i pezzi durano ancora. Poi ci siamo fermati perché sennò durava troppo tempo, diciamo. E questo è un altro utilizzo della coasterizzazione, quindi ecco, resistenza a fatica in ambienti corrosivi, e quindi potete vedere qui, anche qui al termine del test, non ci sono segni di corrosione sul pezzo, perché ripeto, il coasterizing, essendo un processo a basse temperature, mantiene inalterata la resistenza a corrosione del materiale di base. Ora, le prossime slide sono dedicate a, diciamo, le chiamiamole nuove tecnologie, ma non sono nuove, diciamo, le nuove frontiere, e quello che vediamo noi nei vari stabilimenti che abbiamo in Europa, insomma, il mercato che cresce. Quindi applicazioni dove viene coinvolto l'acciaio inox con l'idrogeno. Ora, l'idrogeno sappiamo quanto sia critico per ogni tipo di materiale, specialmente sugli acciai, e per trasportarlo, per stoccarlo, ecco che spesso viene utilizzato l'acciaio tipicamente austenitico 316L, e diciamo che questi acciai vanno in sofferenza perché per il problema che si diceva prima, quindi infragilimento da idrogeno, hydrogen embrittlement, scusate la pronuncia. Allora, adesso in breve vi faccio vedere cosa facciamo e perché il coasterizing può essere una buona soluzione contro l'infragilimento da idrogeno. Questo è uno studio che, per chi vuole approfondire l'argomento, può averlo senza problemi, potete richiedercelo in separata sede. E è uno studio che abbiamo fatto recentemente con l'Università di Göteborg in Svezia. E abbiamo testato il comportamento e il miglioramento che conferisce il coasterizing in termini di infragilimento da idrogeno. L'idrogeno è la più piccola particella che c'è in natura, quindi tende a occupare gli spazi interstiziali tra gli elementi di lega, supersaturandoli e creando appunto questo fenomeno dell'infragilimento da idrogeno, che fa sì che un pezzo in acciaio inox, un 316, diventi molto fragile e sia facile, diciamo, la rottura. Il beneficio del coasterizing per eliminare questo tipo di problema deriva proprio da questo. Noi, per natura di processo, andiamo a diffondere del carbonio a basse temperature che si pone come elemento interstiziale tra gli elementi di lega, ed ecco che va a occupare quegli spazi che naturalmente l'idrogeno tende ad occupare. Quindi, banalmente, adesso per dirla con un linguaggio poco tecnico, va a occupare questi spazi e l'idrogeno non riesce a penetrare perché trova questi spazi occupati già dal carbonio, che è diventato parte della struttura del materiale, e quindi ed ecco che aumenta in maniera importante la resistenza appunto all'infragilimento da idrogeno. E questo è un esempio dove il coasterizing arriva dove altri processi fanno fatica ad arrivare, ad esempio dei rivestimenti, oppure mi viene in mente anche il criogenico, dove, non so, dei carburi di tungsteno fanno fatica a certe temperature a tenere. Ecco che con il coasterizing vediamo molte applicazioni di valvole, ad esempio, che lavorano a temperature molto basse e vengono trattate con coasterizing sia la sede che ad esempio, mi vengono in mente, valvola sfera, e lì
è un'applicazione insomma regolare che, in cui abbiamo successo, diciamo. Allora, le prossime slide, sì, ci sono, abbiamo riportato qualche esempio dei mercati in cui lavoriamo e magari qualche esempio che può interessare a voi nello specifico, perché noi sappiamo, diciamo, cosa succede col cost rising e cosa andiamo a fare apportando questo trattamento ai pezzi. Poi lavoriamo in tanti ambiti diversi, dal farmaceutico all'alimentare, eccetera. Qui abbiamo cercato di fare un sunto di delle applicazioni che pensiamo possano essere di vostro interesse, o perlomeno note a voi. Quindi nell'oil and gas noi lavoriamo molto, ad esempio, nell'offshore, nei sistemi di tubi, nelle turbine, in raffinerie o insomma nelle costruzioni, dove andiamo a veramente trattare qualsiasi pezzo, quindi dai fastener a elementi di serraggio, dadi, parti di compressori, valvole, ovunque, ecco, noi siamo, diciamo, interessanti ovunque ci sia la necessità di usare dell'inossidabile per motivi di, appunto, di resistenza alla corrosione, ma si voglia ovviare alle problematiche tribologiche di questo tipo di materiali, senza utilizzare dei rivestimenti. Mi viene in mente, ad esempio, sì, fastener, elementi di serraggio, di linee che lavorano sotto il mare, dove probabilmente dei sub devono andare a intervenire a fare della manutenzione, e lì sotto andiamo, i clienti ci mandano viti e dadi da costerizzare, in modo che quando la persona che va a fare della manutenzione non rimanga lì bloccato, insomma, e possa intervenire e svitare il pezzo autonomamente. Quindi noi non serviamo a nulla se il pezzo resta fermo ed è statico. Quando invece c'è una sollecitazione tribologica, tipo una vite che deve essere svitata, avvitata, svitata, avvitata, ecco che qui la costerizzazione è una soluzione interessante. Questi sono alcuni esempi di parti che vediamo tutti i giorni nei nostri stabilimenti. Quindi alberi, tipicamente andiamo a indurire degli alberi, questo è un 316L, questo è un K33, sempre un processo dei vari processi che abbiamo sotto, diciamo, nel cappello della famiglia del cost rising. Questo per aumentare la resistenza all'usura magari di alberi che lavorano su guarnizioni, oppure corpi pompa o impeller, questo è in 4462, quindi duplex, per evitare la cavitazione, l'abrasione e aumentare la resistenza all'usura e al pitting, oppure valvola sfera, Mitronic 50, ma anche in 316L, questo ad esempio lo trattiamo col K22 per aumentare la resistenza all'abrasione, magari vengono pompati dei media, dei liquidi abrasivi, oppure ferrole, oppure ingranaggi. Qui facciamo anche ad esempio pompa di ingranaggi, dove c'è chiaramente l'usura di ingranaggi che lavorano l'uno contro l'altro, e qui possiamo essere sicuramente utili per aumentare la vita del pezzo, mantenendo la resistenza alla corrosione e la geometria. Quindi, queste slide finali, appunto, per dare un riassunto di quello che possiamo fare con la costerizzazione. Quindi riusciamo a eliminare in alcuni casi il grippaggio e sicuramente a migliorare di molto la resistenza all'usura, e riusciamo a aumentare di parecchio la resistenza a fatica dei pezzi dove l'utilizzo del componente lo richieda, e manteniamo inalterate l'aspetto estetico del pezzo, quindi pezzo trattato e non trattato alla vista sono uguali. E così come le geometrie, quindi non essendo rivestimento, ripeto, anche in fase di progettazione non bisogna ragionare su un sottospessore a cui appoggiare un materiale, no, viene fatto sulle tolleranze finite e noi andiamo a trattare il pezzo finito, che generalmente siamo l'ultimo step prima della messa in utilizzo dell'oggetto. E tutta la superficie del pezzo viene trattata, nel senso, questo è un filtro dell'automotive che ha piccolo così circa, questi fori sono di pochi micron, e questa è una sezione verticale, quindi potete vedere che la diffusione del carbonio avviene in maniera uniforme anche all'interno dei fori, quindi tutto, essendo un processo di diffusione gassosa, tutta la superficie del pezzo viene completamente trattata, quindi interni, esterni, fori, filetti nel caso dei fastener, eccetera. Processo estremamente uniforme e ripetibile, cioè quello che
entra a parità di condizioni di entrata, si hanno sempre le stesse condizioni di uscita, motivo per cui lavoriamo in settori dove è richiesta una altissima uniformità, come ad esempio l'automotive o l'aerospace o il medicale o l'oil and gas, appunto. E sì, sono possibili in alcuni casi questi trattamenti bulk alla rinfusa, dove riusciamo a trattare molte grandi quantità di oggetti piccoli e riusciamo a diffondere il carbonio, diciamo, senza posizionarne uno per uno. Però qui bisogna parlare, diciamo, valutare caso per caso con i disegni. E sì, non c'è bisogno, noi siamo, come dicevo prima, l'ultimo processo generalmente prima della messa in utilizzo del pezzo, e ancora una volta, questo è importante, non è un rivestimento, quindi non c'è rischio di delaminazione, non c'è un cambio di dimensionale e non c'è contaminazione non tossica, nel senso che essendo carbonio, solamente carbonio apportato, è completamente compatibile, abbiamo il master file FDA, lavoriamo nel food and beverage eccetera, per dire, trattiamo anche pezzi e componenti che vengono, che lavorano all'interno del corpo umano, come viteria per protesi ad esempio. E dove viene realizzato questo processo? Ora, dicevo prima, i nostri cugini del trattamento termico tradizionale sono presenti sul territorio italiano, non è anche tanto lontano da qui, con 3 stabilimenti. Noi invece dell'S3P il 90% dei pezzi viene spedito, cioè non abbiamo uno stabilimento in Italia al momento, ma il 90% dei pezzi viene spedito a Landsberg in Germania, che è vicino a Monaco, o a Gandrange in Francia. Poi abbiamo un altro stabilimento più in Germania del Nord, a Carben, a Apeldoorn in Olanda, dove è il più vecchio stabilimento, il primo che è stato aperto, dove ha collaborato appunto questo il professor Kolster, da cui deriva il nome Kolsterizing, che è stato l'ideatore appunto del processo. Abbiamo uno stabilimento a Vellinge, detto in Svezia, nel Nordis, dove lavoriamo prevalentemente con l'oil & gas, e 2 stabilimenti negli Stati Uniti. Ecco, questo è quanto. Questa presentazione, dicevo prima, vi verrà consegnata, la riceverete penso via mail. Ora, abbiamo toccato tanti argomenti, ma il cost rising, diciamo, è un argomento, insomma, che ha molto potenziale di approfondimento. Qui trovate i miei riferimenti e quelli del mio collega, l'ingegner Bordiga, e siamo lieti di, insomma, di darvi tutte le informazioni necessarie, oppure se volete anche chiederci un'applicazione che vi viene in mente su un particolare vostro, possiamo farlo tranquillamente, nel senso, siamo a disposizione. E vado prima. Passo la parola al mio collega, l'ingegner Bordiga, per i saluti finali, se vuoi... O se avete delle domande, è la persona giusta per rispondere. O se vuoi approfondire qualcosa. Io direi che è stato detto i capisaldi, insomma, degli aspetti tecnici legati alla tecnologia, legati all'applicazione. Chiaro che dopo si va nel un buon 70-80% dei casi a customizzare, quindi andare a vedere effettivamente come preparare bene il pezzo, come gestirlo a livello produttivo, come magari ingegnerizzarlo, nel senso che il cliente è sempre abituato a utilizzare, che ne so, il 316, ma se muove al 316L, gli diamo qualcosa in più di profondità, possiamo migliorare qualcosa a livello di rugosità superficiale, questi elementi, diciamo, al contorno, che permettono ulteriormente di migliorare le caratteristiche del componente o del device su cui si va a lavorare. Ecco. Quindi sono tutte cose, diciamo, più approfondite. Se c'è qualche domanda, evidentemente, volentieri. Se avete interesse eventualmente approfondire qualche caso vostro diretto, avete i nostri contatti, volentieri. Ecco. Grazie. Grazie per l'attenzione. Eccoci, d'ora è il momento di una tavola rotonda, che vede Marco Manzoni, vicepresidente Education di Confindustria Bergamo, Massimiliano Medri, vicepresidente Staffing ad Ecco Italia, e Sissi Bellomo, giornalista Sole 24 Ore. Grazie. Eccomi qua. Allora, per un attimo ho temuto che dovessimo fare a turno a sederci, ma per fortuna è andata bene, le sedie sono 3.
Grazie a tutti quelli che sono ancora qui. Io sono Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, ormai un'affezionata di questa platea, di questo incontro annuale. Qui invece abbiamo due novità, due new entry, con cui speriamo di fare una discussione fruttuosa e interessante su un tema che tocca moltissimo tutte le aziende in particolare di questo settore e di questo territorio che, viva Dio, per fortuna, non ha problemi di disoccupazione, questo sicuramente no, però è comunque un problema, può essere un problema nel reperimento delle figure necessarie alle aziende, nel reperimento e anche nel trattenere figure dopo averle formate, dopo averle inserite in azienda. Ecco perché, con una novità un po' controcorrente rispetto agli incontri almeno a cui ho partecipato io negli ultimi anni, oggi si parla di questo e oggi abbiamo due outsider, no, uno non tanto, insomma, l'outsider vero è Massimiliano Medri, vicepresidente staffing di Adecco Italia, e poi abbiamo per Confindustria Bergamo, lui è di casa certamente, ma con una presenza particolare qui, Marco Manzoni, vicepresidente che si occupa di education proprio. Cominciamo subito quindi io non ho un orologio sotto mano e quindi... infatti adesso me lo metto sotto mano perché non voglio abusare dei nostri tempi e delle scalette. Cominciamo quindi subito entrando nel vivo, io farò domande un po' sparse a entrambi e molto spesso la stessa domanda vorrei farvi e partirei subito da definire esattamente il problema, quale figure mancano, forse comincerei da Manzoni più per competenza territoriale, quali figure mancano in questo comparto, in questo territorio, ci sono delle specificità rispetto a quello che è un problema comunque sentito in gran parte d'Italia, soprattutto nelle zone dove il lavoro esiste, insomma, quali sono le figure, che le chimere, sì, in queste parti? Non so quanto tempo abbiamo, ma abbiamo un grande elenco. Abbiamo una quarantina di minuti per parlare di tutto quanto, sì, quindi sì, tranquillo. Però. Lo sdoganiamo subito. È un tema molto molto sentito che come Confindustria Bergamo cerchiamo di affiancare i nostri associati e le nostre imprese proprio per cercare di innanzitutto comprendere il problema, adesso lo descriviamo più nel dettaglio, e poi affiancare l'impresa e l'imprenditore per gestire questo problema che in realtà, come spesso accade, di necessità può diventare virtù. Cerchiamo insieme di fare un viaggio proprio veloce su una fotografia del nostro territorio che ben rappresenta questa questione. Noi siamo a livello bergamasco, siamo come valore aggiunto, si toccano punte del 34% come valore aggiunto prodotto nel solo ambito industriale manifatturiero. Tenete conto che la media lombarda è il 24%. Boom. Ci sono già 10 punti di differenza che ci fanno capire quanto il nostro territorio è caratterizzato da un impatto fortemente manifatturiero. E se questo è dato statistico, è chiaro che di conseguenza abbiamo ancor più bisogno di altri territori, di alcune figure ancor più appunto mancanti. Ci alleniamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, anzi mi viene da dire, se prima di essere vicepresidente di Confindustria sono un imprenditore, quindi devo avere il bicchiere tre quarti pieno per gestire al meglio l'un quarto da migliorare. E il fatto che siamo un'eccellenza ancora mondiale, cioè il mondo ancora ci sceglie, voi lo conoscete molto bene. Tenete conto che su 43 miliardi di PIL prodotto qui nella Bergamasca, 20,5 sono di export. Quindi praticamente la metà è vocata all'export, cioè il mondo continua a sceglierci nonostante tutto. E poi noi facciamo dei bellissimi piani industriali, ciascuno chi più chi meno, chi più strutturato o meno nella propria azienda, ma nessun piano industriale riesce a sostenere la possibilità di traguardare quegli obiettivi senza le persone competenti per farlo. Quindi ecco perché a questo punto c'è una fotografia dove la preoccupazione di noi imprenditori è proprio quella di: ma come facciamo a traguardare questi obiettivi senza persone competenti? Perché? Perché ci sono due fattori, e questo è quel quarto di bicchiere mezzo vuoto. Uno è la curva demografica. Noi sappiamo già oggi, la statistica accadrà,
che entro il 2043, quindi praticamente meno di 20 anni, avremo il 20% in meno di giovani tra i 20 e i 24 anni, ok? 20% in questo tempo qua. E nel frattempo questo 20% di per sé è un dato che uno dice, ok, 2-3 punti percentuali ogni anno con un efficientamento, automazione, intelligenza artificiale. Con la tecnologia cerco di colmare questa forza lavoro, ma non basta perché intanto, e lo abbiamo sentito prima, intanto vogliamo crescere di diversi punti percentuali in questi prossimi 19 anni, quindi il gap si amplia ancora di più. Quali quindi? Quindi questo è il livello numerico, per non dire la curva demografica in generale come numero di persone residenti sul territorio in età lavorativa, si parla di 20-30.000 solo sul territorio di Bergamo, 20-30.000 ogni 5 anni in meno nei luoghi di lavoro. Quindi capite che è un'emergenza. È un'emergenza. Perché si ritirano, vanno in pensione, vanno o emigrano. No, no, il concetto demografico, quindi è la curva demografica che continua a compiere il suo percorso e accadrà che in età di forza lavoro avremo quel numero di persone in meno. Quindi emergenza sì, ma ogni problema sappiamo che c'è una soluzione. Quindi come figure è chiaro che il rapporto è 1 a 20, cioè da una ricerca Excelsior dati Ampal, mediamente avvertiamo come imprese che la ricerca di figure intermedie tecniche, non dico ingegneri, non dico gli operai direttivi connessi alla produzione, ma le figure intermedie, mi viene da dire tecnicamente chiamati capotecnici o caporeparto, ecco, quelle figure intermedie molto cercate, il rapporto di mismatch, questa è la gravità, è 1 a 20, cioè noi ne cerchiamo 20, ce n'è uno a disposizione che è coerente col profilo che cerchiamo, quindi da qui che cosa dobbiamo spingere a queste figure professionalizzanti a carattere STEM, quindi tecnologiche, ingegneristiche, scientifico-matematiche, che attraverso gli ETS, quindi questi percorsi professionalizzanti, attraverso percorsi proprio anche con le imprese, co-progettare insieme alle imprese la formazione post-diploma, cosiddetta formazione terziaria, e dobbiamo metterci in gioco ciascuno di noi qui, un pezzettino noi di impresa dobbiamo metterci in gioco in questo, dobbiamo colmare questa mancanza. Un ultimo dato, non per ridondare di dati, ma per farci capire perché uomini tecnici come lo siamo, imprenditori, con i dati che scegliamo, oltre che con un sano senso di rifiuto del business, noi in Bergamasca abbiamo il 25% di giovani under, 30, under 29, okay? Scusate, under 39, che hanno una qualifica di diploma post, quindi qualifica terziaria, il 25% di giovani ce l'hanno. Teniamo in considerazione che in realtà questa percentuale a livello europeo supera il 40%, quindi questa è una gravità che dobbiamo colmare con un alzare fortemente l'asticella del livello di formazione terziaria, quindi post diploma, perché quelle persone devono riuscire a rispondere alla complessità organizzative, tecnologiche che le nostre aziende hanno bisogno. Quindi c'è un gran lavoro da fare, ma ripeto, dopo lo spieghiamo anche nelle prossime domande, ci sono delle soluzioni. Ecco. No, ma infatti volevo inquadrare subito il problema e mi aggancio un attimo con Medri per capire se questo è un problema specifico di questo bacino della Bergamasca o se riconosce degli estremi analoghi in altre zone. Pensare anche all'idea magari della mobilità sul territorio, perché se questo qui è un territorio che dà così tanto lavoro e che ha così tanto mismatch, forse anche noi italiani culturalmente pian pianino dovremmo cominciare a pensare anche a un concetto di mobilità sul territorio italiano. O è così in tutta Italia o è un disastro in tutta Italia? Grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Diciamo che è condiviso sicuramente anche in altri territori, sicuramente il territorio della Bergamasca con dei picchi, se vogliamo.
vogliamo, da questo punto di vista più accentuati, come in altri. Noi ne parliamo di un problema, ma è una cosa. Va vista in positivo, esattamente, esattamente. Volevo tornare, se posso, anche al. Poi rientro ovviamente anche su questo aspetto, però rispetto a che cosa manca fondamentalmente, no? Forse più che da un punto di vista di profili, magari guardandolo da un punto di vista di competenze, perché questo almeno lo vediamo, parlo più a livello ovviamente Italia. Oggi quello che registriamo, ma da due aspetti, uno da un confronto diretto e quotidiano con le aziende sul territorio, quindi misurando un po' anche quelle che sono le richieste, ripeto, non soltanto di profili che ci fate e che ci fanno in generale le aziende, ma anche ad esempio da un'indagine che abbiamo recentemente condotto su un bacino di 850-900 piccole e medie imprese, quindi caratterizzate su questo aspetto. Da un punto di vista di quali sono le competenze che oggi le aziende cercano, e dall'altra parte mi verrebbe da dire che di conseguenza mancano, soprattutto in alcuni territori, altrimenti non avremmo questa criticità. Da un punto di vista tecnico, sicuramente lo sapete anche meglio di me, le cosiddette competenze hard, no? Le aziende oggi cercano soprattutto competenze specifiche, specialistiche nell'ambito della produzione. Tant'è che oggi, tornando alla ricerca a cui facevo riferimento prima, più del 40% delle piccole e medie imprese che abbiamo intervistato riscontra questa richiesta. Dall'altra parte c'è il tema che secondo me va poi approfondito e analizzato in maniera più ampia, non dico in questa sede, ma in generale poi nei confronti con gli imprenditori, che è quello delle cosiddette caratteristiche trasversali, le cosiddette soft skill, che vanno dalla capacità di lavorare in team al problem solving, che oggi sono tra le competenze più richieste dalle aziende. Ecco, anche su questi aspetti si registra oggi un mismatch, come diceva anche Marco prima, che iniziava a toccare il tema della formazione. Sicuramente su alcuni di questi si può intervenire facendo determinati percorsi, su altri probabilmente bisognerebbe partire da dove ci sono le competenze soft, trasversali, che sono importantissime oggi all'interno di un'azienda in qualunque comparto, e probabilmente fornire la competenza tecnica. Sull'ultimo aspetto che toccava, del tema della, e quindi più ampio in termini nazionali e magari su un discorso di mobilità, non è semplice, racconto così magari alcuni progetti che da questo punto di vista abbiamo in atto sul territorio. Abbiamo in atto il progetto chiamato Mobilità Territoriale, che è fatto innanzitutto a più mani, perché questo è torno al tema anche che toccava Marco prima, della collaborazione delle varie istituzioni sul territorio, a più mani, in questo caso tra soggetti come Adecco, piuttosto che l'impresa ovviamente, ma anche le istituzioni locali, in cui andiamo a definire un progetto, appunto come dicevo prima, legato magari alla ricerca di un determinato numero specifico di persone. Andiamo a cercarle in quelle zone d'Italia dove queste figure professionali o alcune caratteristiche, tipo quelle che dicevo prima, sono più disponibili che in aree rispetto a dove magari il tasso di disoccupazione è ovviamente simile a quello dell'area bergamasca, per poi andare ad offrire loro tutta una serie di servizi, ad esempio il tema dell'housing, che questo risulta ad esempio essere una criticità. Recentemente, questo lo posso raccontare assolutamente concreto, ne abbiamo messo in atto, ecco, uno insieme a un'azienda cliente in Valtellina. Parlavo prima con qualcuno anche qui rispetto a queste tematiche, dove ulteriormente non ci sono criticità nel reperimento di determinate figure professionali, però insieme abbiamo dovuto trovare anche l'alloggio per queste risorse, perché altrimenti non si riesce. Quindi sono d'accordo, su ogni criticità c'è una, come diceva Marco prima, una soluzione, un'opportunità. La chiave vincente probabilmente oggi è mettersi a fare un po' sistema, anche con Confindustria, rispetto ad altre tematiche. Diversi progetti insieme li abbiamo fatti, quindi credo che la chiave stia un pochino in questo. E anche forse con il pubblico, con le istituzioni sul territorio, perché poi se andiamo a parlare anche di housing o di formazione scolastica, in qualche modo bisogna interagire anche all'esterno del mondo delle imprese. Ecco, in questo senso voi comunque avete già avviato delle esperienze, vero Manzoni? Avete dei programmi, degli assi di collaborazione quantomeno col sistema scolastico ed eventualmente anche con altri
con altri elementi, con altri soggetti sul territorio? Sì, molto, diciamo come un po' come su un binario, no? Se dobbiamo fare questa metafora, il nostro vagone dell'education viaggia su un binario molto netto e chiaro. Uno è il concetto proprio dell'orientamento, perché parte da lontano la cultura, cioè non è da sfigati scegliere un percorso ITS o professionalizzante, però è ancora un po' un sentito comune. Ma da lontano quanto? Dalle scuole elementari? Ma c'è anche un progetto che si chiama Oreca con i meccatronici a livello nazionale, che a livello progettuale stimoliamo l'imprenditività o quantomeno a quel livello, chiaramente una creatività, corretto, una creatività anche fin dai più giovanissimi. Il nostro focus parte soprattutto poi a dire queste sperimentazioni che comunque funzionano, invece poi dal punto di vista delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Quindi uno su tutti, mi cito il PMI Day, quindi questo concetto di far entrare le scuole, chi frequenta la terza media, far entrare le scuole dentro nell'azienda e noi ritagliarci un pizzico di tempo per poter, come posso dire, condividere il proprio percorso professionale e capire all'interno oggi di un'azienda che tipo di figure ci sono, che tipo di talenti ci sono. Può un grafico esistere in un'azienda di meccanica? Sì. Può un specialista della comunicazione entrare? Sì, quindi sdoganare alcuni, diciamo, preconcetti verso i ragazzi, ma mi permette di dirlo anche verso i docenti. Tant'è che, dicevo, l'altro binario è l'orientamento anche verso studenti, docenti e genitori, e l'altro il grande binario proprio della cultura, della professionalizzazione scolastica, quindi tutto il concetto di ITS. Quindi siamo molto concentrati su questi progetti, perché da un lato bisogna far conoscere le aziende, perché è spesso un linguaggio che un ragazzo, una ragazza non conosce fino a quando addirittura diplomata. Invece ci sono dei PCTO con l'ex chiamata, diciamo, alternanza scuola-lavoro col decreto Buona Scuola di Renzi, che ai tempi aveva un grande senso, poi è stata un po' ridotta, mitigata, diversificata, però quell'occasione, quando tu, il ragazzo o la ragazza, riesci a farlo incontrare prima del diploma un ambiente di lavoro, gli stiamo dando un regalo incredibile. Gli stiamo dando un bagno di consapevolezza della realtà che va oltre una virtualizzazione, che spesso, no, con tutti i nostri canali social magari ci si confonde tra vero e non vero, tra fake e non fake. Riusciamo a dare a questo ragazzo o ragazza una consapevolezza attraverso la quale poi avere più strumenti, più informazioni per decidere se continuare l'università, se fare un percorso di ITS o fare un tipo di esperienza. E mi permetto di dirlo, tante volte se noi aziende entriamo in questo tipo di percorsi, riusciamo anche a far uscire delle virtù che non pensavamo che un ragazzo o una ragazza avesse. Ci sono dei progetti proprio concreti in cui dei ragazzi che vanno dalle insufficienze in alcune materie, magari giudicate o valutate non adeguate magari per quel profilo, diciamo scolastico, in realtà messi alla prova di essere dei leader di un team, fare una presentazione, approfondire, le famose soft skill, sono diventati i leader rispetto ad altri con materie, voti, materie più alte. Ecco, questo è un esempio molto concreto per dire, uno, lato scuola c'è ancora tanto lavoro da fare. Lei accennava che i professori, gli insegnanti non sempre sono abbastanza recettivi. C'è anche forse un elemento famiglie che magari bisognerebbe coinvolgere in qualche modo, perché poi pesano i genitori nelle scelte anche di ragazzini così giovani come quelli delle medie. Molto, devo dire che poi il decision maker spesso non è più così tanto la famiglia, poi dipende dall'età del ragazzo, della ragazza. Sì, però penso un ragazzino po' sì, delle medie, che delle medie di più. Se andare al liceo classico che fa tanto famiglia bene, o all'ITIS, che delle medie di pesa, più. E poi magari vediamo ragazzi che sono anche infelici. È vero, dicevo. è vero, perché si va più su una scelta invece di conoscere bene in approfondimento il profilo
psicoattitudinale del figlio, del ragazzo o della ragazza, e invece si sceglie più per ciò che è stato un po' il nostro retaggio anche culturale, sì, no? Quindi quello potrebbe essere una condanna stessa, però è quello che voglio insistere sul concetto proprio orientamento anche ai genitori, e facciamo diverse sessioni proprio dedicate anche ai genitori, non ultimo 2 settimane fa erano connessi più di 300 genitori sull'orientamento, e poi anche verso i docenti. Perché? Perché il ragazzo o la ragazza nella sua vita attiva, al netto del sonno, un po' sta in famiglia, ma quante ore sta a scuola? E se io ho dei docenti che non danno dei buoni suggerimenti perché non sanno com'è fatto il mondo impresa, c'è un problema. Ci sono tanti docenti che una volta fatta la visita aziendale dicono ma non pensavo sapevo che l'azienda fosse così. Quindi c'è tanto lavoro da fare. E aprire l'azienda verso l'esterno. Corretto. In qualche modo, in generale. Corretto. E diventa, e forse poi l'altro tema che toccheremo insieme a Massimiliano, c'entra tanto il concetto attrattività. E qui è la nostra parte che dobbiamo fare come impresa. Certo. Quindi aprire le nostre porte, dialogare di più con la scuola, farci conoscere prima che il ragazzo si diplomi in qualche modo, coprogettare percorsi professionalizzanti con le fondazioni ITS. Perché? Perché in quel modo io incontro il giovane prima, un po' socialmente lo educo a una consapevolezza, dall'altro mi conosce, se io azienda sono attrattivo, gli rimarrà in testa qualcosa di me quando si diplomerà, certo, o quando farà un passaggio anche all'università. Quindi ecco, questo è un altro tema importante, l'attrattività. Volevo chiedere a Medri se dal suo punto d'osservazione il sistema di formazione in qualche modo è adeguato comunque a fornire queste, a prescindere poi dal tema di orientamento dei ragazzi, delle famiglie. Abbiamo un sistema di formazione adeguato? Si potrebbe, si dovrebbe fare di più? E che cosa? Lei faceva riferimento a queste soft skills che anch'io faccio fatica a immaginarmi come possano essere insegnate, se non quando magari ormai sei già nell'azienda, alcune magari sono anche innate. Sicuramente. O si imparano facendo, cammin facendo, sbagliando. E ecco, abbiamo un sistema di formazione adeguato? Adesso si sta facendo molto per spingere su, anche sugli ITIS, su migliorarne la qualità, e ci sono casi di eccellenza, ma si dovrebbe, in che cosa vede delle eventuali carenze? Ma più che di carenze parlerei proprio di l'orientamento sta veramente alla base, non per tornare a parlare di orientamento rispetto al sistema, cioè, sistema sono, scolastico eccetera. Vanno sicuramente avvicinate di più al mondo lavorativo, al mondo aziende, a sapere oggi chi lavora all'interno del sistema scolastico, del sistema di istruzione, è veramente messo nelle condizioni e quindi sa quali sono le figure professionali che localmente sul territorio sono richieste oppure no. E non a caso dicevo è messo nelle condizioni, perché poi dobbiamo, quando prima parlavo di collaborazione, va vista veramente sotto diversi aspetti, in diversi ambiti, dobbiamo portare probabilmente le scuole nelle aziende e le aziende nelle scuole, sia con processi di orientamento, di raccontare eccetera, ma oggi sempre di più bisogna raccontare anche qual è l'esigenza sul territorio, ma soprattutto anche la singola azienda, che cosa, in che contesto è inserita e in che cosa fa, se pensiamo al tema dell'attrattività. Perché poi oggi non vorrei che diventasse anche semplicemente un luogo comune quello di dire il sistema scolastico non è adeguato e quindi di conseguenza non troviamo. Però forse è un'esigenza anche di formare i formatori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Di e questo lo vediamo. I professori, i docenti, perché se no l'azienda corre più veloce in termini tecnologici. Abbiamo visto oggi delle cose veramente avveniristiche, no? E un professore, se sta chiuso nel suo ambito accademico, anche la migliore mente del mondo, ma magari non lo sa che adesso ci sono non so, le esigenze di avere materiali resistenti all'idrogeno piuttosto che, e come fa ad insegnarlo e trasmetterlo? Assolutamente, per questo che parlavo prima di avvicinare la scuola al mondo imprese e le imprese al mondo scuola. Attraverso ognuno facendo, ripeto, sicuramente la sua parte. Se penso ad alcune iniziative che oggi abbiamo in atto,
che vedono appunto il coinvolgimento degli istituti scolastici. Noi abbiamo da ormai da più di 10 anni un percorso che si chiama Tecnicamente, che vede appunto una preparazione già a inizio anno scolastico, una condivisione con i docenti, che anche lì racconto un po' una sorta di aneddoto. All'inizio eravamo noi che dovevamo andare a cercare i professori, a convincerli di aderire a questa tipologia di progetto. Oggi facciamo un po' di pushback, come si dice, perché sono troppi quelli che consiste semplicemente nell'andare nel coinvolgere le imprese sin dall'inizio, un istituto tecnico dedicato, una classe dedicata di un determinato istituto tecnico, e condividere a inizio anno quello che può essere un progetto di interesse ovviamente per l'azienda e farlo portare avanti. Ovviamente anche qui aggiungendo un altro aspetto che secondo me è fondamentale, soprattutto se poi introduciamo il tema delle nuove generazioni, che è mettere sul tavolo anche la parte del gaming, il gioco, perché chiaramente in quel caso diventa una sfida tra classi, una sfida tra membri all'interno della stessa classe, nel chi fa il progetto più bello. Quindi dobbiamo in qualche modo anche noi avvicinarci, noi, perché poi dopo lo racconto come Adecco fornitore di servizi, ma poi Adecco deve anche assumere nel momento in cui ha bisogno, e quindi si trova esattamente, magari non per profili tecnici, ma poi si trova esattamente nelle stesse condizioni e difficoltà nell'andare a reperire o rendere attrattiva la propria azienda in un determinato territorio. Poi sarà un po' meno difficile perché le STEM si scherzava prima, cioè bisogna trovare il modo di rendere sexy l'ingegneria meccanica, però non è facile. Magari è più facile vendere il fatto che vieni a occuparti di risorse umane. Come si fa invece, Manzoni, a rendere un po' più sexy non tanto e non solo l'ingegneria meccanica, ma il mondo dell'industria? Sì. Perché alla fine forse anche i modelli culturali che vediamo, e torno su quel punto, no? È molto più glamour, altre professioni, altri ambiti, nei servizi, nella finanza, per non parlare, vabbè, insomma, ormai forse i giovani vogliono fare gli youtuber e basta, non lo so, non vorrei essere troppo cattiva, ma le mie figlie no, non vogliono fare gli youtuber, ma non sono attratte dall'industria, ecco. Forse perché mi piace pensare, perché io vengo da quel mondo, perché non lo si conosce davvero, forse non si conosce, perché se ha quel pregiudizio della fabbrichetta che è brutta, sporca, cattiva, che inquina. Io ad esempio sono nel mondo della plastica, dei polimeri, figuratevi, inizio già partendo che inquino il mondo, inquino i mari e tutto quanto, quindi diciamo che conosco bene come cercare di rendere più attrattiva l'azienda. Scherza a parte, ma un po' come l'Arlecchino, scherzando si fa sul serio, raccontarsi con trasparenza. Noi stiamo vedendo che anche in fase di colloquio, che è un po' uno dei primi contatti dopo un minimo di contatto, diciamo sul web, se uno ha un buon sito web, se qualcuno di noi comunica sui social, eccetera, il secondo contatto mediamente è in fase di colloquio. Ecco, quel momento lì è importante, perché tra una virtualizzazione che la ragazza, il potenziale candidato, incontra nel web, deve trovare la stessa coerenza nel nostro HR che intervista quella persona. E poi magari anche un secondo colloquio, quando farà il colloquio con il responsabile di area. E magari anche un terzo colloquio, quando fa il colloquio con l'amministratore delegato. Ecco, quando il candidato giovane della generazione Z incontra questo tipo di coerenza e individua un certo tipo di valori, esprimiamo i valori. Noi abbiamo una cartina di 4 valori che identificano i nostri valori guida che ci conducono ogni giorno. Sono lì chiari. Uno diventa stimolo anche per noi continuare a allenarci, a raggiungerli, mica siamo perfetti, anzi. Ma anche per il candidato, la candidata dice, però, quindi c'è un sistema valoriale chiaro, vediamo se si identifica con il mio. Ma che obiettivi avete? Come mi coinvolgete dentro questo piano? Quindi quando cominciamo a dire... E sono casi reali, sto raccontando casi che in alcune delle nostre aziende stanno mettendo in pista. Quando cominciamo a dire, sai che da quando entri hai un tutor al tuo fianco che ti fa un percorso, che ti affianca quando hai qualche dubbio, qualche perplessità, che ti conduce verso una conoscenza del mondo dell'azienda in cui sei appena entrata, oppure sai che dopo 12 mesi
ti incremento il tuo piano retributivo se raggiungi un certo tipo di obiettivi, non mi fermo lì. Dopo 36 mesi, a fronte di obiettivi raggiunti, condivisi e chiari, fai questo percorso. Come faccio a sapere se li raggiungi? Beh, questo però le aziende lo fanno mediamente, stanno imparando a farlo o sono ancora indietro? C'è tanto lavoro da fare, ci sono aziende champion che lo fanno. Proporzionalmente la PMI rispetto alla M o alla Big Company statisticamente è meno preparata, ha una struttura HR che meno risorse da mettere a disposizione, corretto, un pochino più debole, però dobbiamo fare questo passaggio, cioè mettiamo in considerazione che fino a poco tempo fa la gestione delle risorse umane era paghe e contributi, no, lo codifichiamo, è un processo standard, lo esternalizziamo, se proprio zero valore aggiunto, dov'è il valore aggiunto? E assumere un HR manager, all'inizio se uno è HR manager di se stesso, comunque uno specialista HR che con 35-40k di RAL è un ritorno dell'investimento che ti dà, pensate anche solo a perdere una persona. Quante volte ci può capitare? Uno che si dimette. Non l'avevamo percepito, non l'avevamo ascoltato, ormai è troppo tardi, ha visto qualcosa di più attrattivo perché l'erba del vicino è sempre più verde. E se invece io lo ascolto prima, metto in pista un sistema attraverso il quale conosco prima ciò che potrebbe accadere. E qui è tutto tempo da investire, persone competenti, anche qui su Bergamo, ad esempio noi abbiamo con l'Università di Bergamo una specializzazione, un master in sviluppo delle risorse umane, e lì ci sono competenze in cui se noi le inseriamo nella nostra azienda, sì, all'inizio diciamo come faccio a far ritornare questi 30, 35, 40k di RAL? Però non dobbiamo fermarci lì, siamo imprenditori, lo sappiamo, l'investimento è perché poi porta un frutto, è vero, meno tangibile di un macchinario, è vero, ma comunque crea un valore aggiunto di attenzione alle persone, sviluppo. Ci sono aziende, sempre per essere concreti, che con queste persone mettono in pista l'analisi delle competenze. Cioè ogni anno io faccio un lavoro un po' tosto all'inizio perché mappo le job all'interno del mio organigramma, ok, non so, il progettista CAD, che skills deve avere? Ok, deve avere 5 hard skills e 2 soft skills, faccio degli esempi concreti. Quindi 5, tra le 5 hard skills deve conoscere il software CAD, deve conoscere il disegno, eccetera. Ma tra le soft skills deve avere un approccio di problem solving, deve comunque avere uno spirito collaborativo a proposito delle risposte e delle competenze dei candidati. Eccole qua. Spirito di collaborazione, capacità di problem solving, vuol dire che io mi lamento il 5%, il resto identifico il problema e propongo al mio responsabile almeno 2 soluzioni. Questo è il problem solving. Questo è il collaboratore che dobbiamo avere. Sono difficili perché hanno molto di innato e molto di insegnato, però in famiglia, negli ambienti in cui cresciamo, quindi questa la vedo dura. Comunque abbiamo introdotto il tema, chiave della retention, no? Quando ho fatto tutta questa fatica a trovarlo, a formarlo, no? Diceva, poi bisogna intercettare qualunque problema, esigenza, subodorare se me lo sta sfilando il concorrente e intervenire, perché questo è un rischio vero, Medri, no? In certi, con una scarsità tale di figure di un certo tipo con hard soft skill, io me lo prendo, ci investo, me lo formo, me lo plasmo per le mie esigenze e poi mi dice ciao. È un tema anche salariale, trattenerlo, è un tema tutto di intercettare malumori, come si può intervenire da quel punto di vista? Ma è un tema, io direi, non soltanto salariale. Forse dobbiamo, quello che magari bisogna provare a mettere in atto è far sì che non diventi un tema meramente salariale. Dal mio punto di vista la tematica, la chiamo così, della retention, e quindi del trattenere i talenti e i dipendenti, e la tematica dell'attrarne di nuovi possono viaggiare sullo stesso binario, nel senso che possiamo trovare una risposta con la stessa azione, quello che si diceva prima dell'essere trasparenti, del raccontare l'azienda, perché oggi è il momento in cui attraggo la persona, non è alla ricerca esclusivamente di un posto di lavoro, di uno stipendio, ma si vuole identificare oggi con l'azienda presso la quale va a lavorare. E questo diventa una tematica nel momento in cui non viene portato avanti anche per il trattenerlo.
L'altro aspetto che so benissimo non è banale, perché poi va, prima citava giustamente anche la parte di investimento, piccole e medie imprese, che, o quanto ogni singola impresa può mettere sul tavolo rispetto, sul piatto rispetto a queste tematiche, però condivido soltanto un dato anche qua di una recente indagine che abbiamo fatto questa volta a livello globale, abbiamo condotta su 35.000 lavoratori fondamentalmente a livello globale, dalla quale si evince come il 60%, anche italiani, più di 2.000 erano italiani, quindi non soltanto a livello globale ma chiaramente va a prendere anche la parte Italia, come più del 64% comunque dei dipendenti porti a termine percorsi di formazione interna dedicategli dall'azienda e che sia alla ricerca anche degli stessi. Questa è una forma, onestamente, di investimento sulla risorsa, che ha sicuramente un impatto economico, perché ogni parte di training che viene fatto sicuramente più o meno ha un impatto economico, però non va ad incidere direttamente su quello che è la parte salariale, o meglio, va a valorizzare anche questo tipo di aspetti. Se pensiamo oggi a tutto il mondo, di quanto se ne sente parlare del tema dell'intelligenza artificiale, che arriva in tutti i settori, in tutte le aziende, probabilmente in tutti i ruoli all'interno dell'azienda. Oggi da un lato abbiamo anche lavoratori che forse non voglio dire che sono spaventati, però se non adeguatamente informati, nel momento in cui è l'azienda stessa ad informarli rispetto a come evolverà magari il campo o il settore industriale all'interno del quale sono a lavorare rispetto all'impatto dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è soltanto per provare a condividere azioni ed aspetti differenti rispetto alla focalizzazione esclusiva sul salario. Però sono tutta una serie di azioni e attività che alcune probabilmente necessitano di un maggiore investimento, di un maggiore sforzo, qualcun'altra magari che riteniamo, possiamo pensare essere banale o non così efficace, in realtà lo è. E quindi non sottovaluterei anche questi aspetti. Certo, quindi sempre sul soft, anche lì, verso... Ma proprio in termini davvero di azioni, anche di come di quello che... quanto l'azienda, dopo essere stata trasparente nella fase iniziale, oggi fa percepire realmente l'attenzione alla risorsa, quanto mette realmente la risorsa al centro, che sia in ambito produttivo, che sia in qualunque altro ambito, e non per forza di cose attraverso la parte salariale, a mio avviso. Certo. Manzoni, soffrite direttamente di una fuga dei cervelli a monte, perché poi non vorrei essere meschina, ma l'aspetto salariale forse conta ancora, l'housing, il sistemarsi, uno dei nostri rari brillanti, perché sono ancora troppo pochi rari laureati STEM, dice: sai che ti dico, io me ne vado in Germania, me ne vado in Svezia, me ne vado da un'altra parte e quantomeno mi faccio dei bei soldi per quello che faccio anche al primo impiego. E questa è una realtà, senza voler offendere nessuno, ma il livello a cui vengono pagati in certi paesi del nord Europa è ben superiore mediamente al nostro, ed è anche più facile trovare probabilmente sistemazioni di housing abbordabili. Mi stavo venendo certo. D'accordo, non parlo più l'italiano, sono scema ormai. Esatto, così abituate. Abbordabili. Allora, questo sì è un grande tema, lo avvertiamo, ci sono anche tante statistiche, vi prometto non dico altri numeri, però diciamo il trend è di attrattività. Ma no, fermarli è come dire, diciamo, a un giovane di non fare esperienze. Come si fa? No, speriamo no, che tornino. Corretto, infatti il tema è lì. Che tornino, che se li formino i tedeschi poi ce li ripiglia. Corretto, perché notiamo che mediamente poi dopo un certo tipo di esperienza, comunque anche dipende anche dalla fase di ciclo vita, dalla propria certo. vita, no? Quindi quando mediamente avvertiamo, quando si approccia un concetto di famiglia, di figli, poi dipende ma dove si emigra. Poi magari si torna a casa. Com'è? Poi magari si torna a casa. Ecco, si tende a riapprezzare quello che le proprie radici, non tutti, però si tende a riapprezzare ciò che le proprie radici offrivano. Devo fare una chiosa più dal punto di vista correlato al potere proprio di acquisto. È chiaro che, anche se solo facciamo un esempio, sul nostro territorio, uno stipendio di un'impresa PMI manifatturiera nel nostro territorio
bergamasco, se dovesse poi quella stessa figura invece avvicinarsi più in un ambito milanese, eccetera, anche a pochi chilometri di distanza si avverte comunque un gap salariale. Però è vero che c'è anche un potere d'acquisto correlato al prezzo con cui acquisto i beni. Quindi c'è anche quel fattore lì che è vero, magari in Svizzera prendo di più, ma il costo è comunque diverso di alcuni servizi. Quindi, io credo che ci sia molto di culturale anche in Italia nel fatto di no, ma io il lavoro lo voglio sotto casa, no, certo, mi devono dare tutto quanto chiave in mano, se no non vado, da un lato, e dall'altro ci sono poi gli intraprendenti, ovviamente, che vanno. Abbiamo pochi minuti per chiudere, volevo sapere se c'è qualche caso bello, qualche caso di successo in questo ambito che voleva raccontarci, e anche ovviamente Medri, se ha qualcosa dal suo fronte. Sì, con piacere, lo stavo quasi accennando prima, magari chiudo un po' il discorso con l'esempio di attrattività. Quando un giovane entra, che si deve sentire seguito e condotto verso l'espressione dei propri talenti, delle proprie virtù, è questa analisi delle competenze, cioè analizzare le skills relative a ciascuna job, e tutti gli anni l'HR deve intervistare ciascuna persona e insieme al proprio responsabile valutare, rispetto a quelle 5, 6, 7 skills, valutare il posizionamento. Da quello ne esce un gap attraverso il quale si crea il budget formativo dell'anno successivo rispetto alla valutazione, attraverso la quale l'azienda mette a disposizione il budget finanziario per investire nella riduzione di quel gap. È chiaro che l'anno successivo si valuta, ma tu ragazzo in quella skill hai avuto un meno 2 di competenze, ti ho messo a disposizione un corso formativo, l'hai recuperato, sì, no. Quando un ragazzo a livello di attrattività si sente abbracciato, una ragazza, un ragazzo, quando si sente per quell'azienda si sente ascoltato, si sente considerato. E se io investo in formazione, in un piano di carriera, chiaro che dopo dico mo tra 2-3 anni se ne va, ho capito, quindi nel dubbio non lo fai? State se anche... Se ne andrà ancora prima in quel caso. Corretto. E quindi ancora più facilmente, noi... in una situazione di piena occupazione ovviamente. Sì, 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 chiaramente poi il bicchiere è soprattutto verso chi può scegliere. Perché la premessa è la situazione di piena occupazione. Sì. Quindi ecco, vediamo che se ben strutturato crea quell'ascolto, quella gestione di cura, mi sento considerato qui dentro. Ah, figo! Sì. Deve nascere quella roba qui. Ma indipendente da cosa che si fa, perché sì, è una valvola. Se noi comunichiamo a un ragazzo o una ragazza che quella valvola lì salva la vita delle persone, se non interviene o interviene, comincia a dargli un senso al di là del pezzo meccanico. Se quell'oggetto funziona, salva la vita all'impianto o a una persona. Certo. Anche perché se l'ingegneria meccanica è poco sexy, figuriamoci l'oil and gas di questi tempi. Quindi bisogna dargli un senso. Anche se un po' sta cambiando. Medri, vuole aggiungere qualche cosa su casi di successo, delle classiche success stories, sempre per rimanere sull'inglese. No, per restare sul territorio e sulla collaborazione magari con le aziende e le istituzioni a livello locale. E restando sulle due tematiche, no, che dicevo prima rispetto alle soft skill o alle hard skill, magari racconto velocissimamente di due progetti di successo fatti proprio con Confindustria Bergamo e le aziende sul territorio. Uno più indirizzato alle nuove generazioni, che voleva dire, o meglio aveva l'obiettivo di dire, andiamo a prenderli nel loro campo di gioco. Il progetto Play 2, mi sono portato questo apposta per legge perché non mi rimane in testa, ed era il famoso Play to Work come progetto, no? che abbiamo fatto, però al di là delle battute, l'idea è di dire dobbiamo essere anche noi in generale ad avvicinare i giovani ad andare probabilmente dove loro sono, e se oggi sono più presenti su piattaforme di gioco online, noi non dobbiamo fare vada retro le piattaforme di gioco online, ma probabilmente lì, fra l'altro, lì possono emergere anche tutta una serie di soft skill cui si diceva prima. Sì, sì. E quindi questo è un esempio. Un altro fatto ad esempio invece nell'ambito più pratico e pragmatico della metalmeccanica,
di progetti fatti per dedicati alla formazione di personale femminile per delle mansioni che sono stereotipamente riconosciute come esclusivamente maschili. Quindi anche questo è stato fatto sul territorio, con poi tutta una serie di vantaggi, anche sia in termini di comunicazione, di impatto per l'azienda stessa dove vanno, eccetera. Quindi semplicemente per chiudere dicendo che secondo me abbiamo la forza, mettendo in campo ognuno quella che è la propria skill predominante, Confindustria, società tipo Adecco, l'azienda che lavora sul territorio, assolutamente la possibilità di coinvolgere le altre istituzioni e di fare qualcosa che sia poi win-win per tutti quanti. Certo. Certo. Proprio cito al volo un esempio concretissimo in 30 secondi di necessità virtù, caso reale, quattro aziende associate con Confindustria, tutte nell'ambito elettronica, componentista elettronica, in qualche modo riceviamo delle obiezioni attraverso le quali si rubavano tecnici tra queste aziende. Abbiamo ascoltato queste difficoltà di tutte e quattro, sedute al tavolo tutte e quattro, e la virtù è nata che abbiamo attivato un ITS dedicato allo specialista dell'elettronica con loro sponsor, e abbiamo creato questo percorso professionalizzante che accontenta, attirando, certo. Abbiamo fatto una summer school per attirare giovani diplomati nell'intraprendere questo percorso con già un contratto comunque in tasca. Prima ancora vieni con noi, ti abbracciamo. A meno che non sei un disgraziato che non fa niente. Ti accompagniamo, esatto, verso questo percorso. Quello, ad esempio, quello questo è anche creato. Facile, se c'è veramente quella figura che serve in un determinato territorio ristretto, si riesce. No, siamo stati capaci a fare il VS, yeah, tutto questo evento delle valvole, allora, saremmo capaci anche a mettere insieme questo tipo di... Quindi, assolutamente, bisogna fare l'IWS JR per i giovanissimi. Ho già lanciato un'idea. Io vi ringrazio molto. Grazie. Non sto a muovermi di palco, cosa? Dai, rimango qui che adesso vi racconto un po' di cose io, poi andiamo a bere. Grazie. Qualcosa. Grazie. E non mi alzo neanche, approfittando del mio essere donna. Facciamo le cose all'antica. La donna rimane seduta. Va bene, io adesso chiacchiero un po' a ruota libera, come tutti gli anni, mi sono portata 20.000 appunti, cose, penso già che manco riguardo. E... mi hanno dato un titolo impegnativo, bombe, dazi, sanzioni, gli investimenti nel settore energetico in tempi di guerra, di grande strasturazione sociale e industriale, è un'enciclopedia. Cercherò di non parlare troppo tempo perché abbiamo il nostro cocktail e poi molta gente deve rientrare a casa e magari non è dietro l'angolo. Che dire, ogni anno più o meno vi dico, siamo in tempi di grandi trasformazioni, siamo in tempi molto fluidi, però effettivamente la realtà sorprende ogni giorno e gli avvenimenti prendono pieghe diverse, e mi rendo conto che poi forse questo è anche il bello del mio mestiere, che ogni volta seguo qualche cosa che è un po' diverso, magari ha delle similitudini col passato ma è diverso. Oggi tutti noi abbiamo davanti agli occhi il fatto che forse il sentiment sta cambiando nel settore dell'oil and gas, che è ancora quello principale e più interessante per chi si occupa come voi di valvole e dintorni. Ci si sta rendendo conto, ahimè, dopo aver sbattuto delle grandi nasate dal punto di vista della competitività e della progettualità in Europa soprattutto, ci sta rendendo conto che non è una passeggiata, è un dovere la decarbonizzazione e andrà avanti, ma non è una passeggiata, va pianificata, va perseguita probabilmente ridisegnandola in un modo un po' più compatibile con non darsi le mazzate sui piedi. Si sta andando forse anche oltre, nel senso che adesso abbiamo visto la vittoria di Donald Trump, la stravittoria di Donald Trump, che non avrà ostacoli neanche al Congresso, e questo però cambia nuovamente tutte le carte in tavola. Se da un lato darà una spinta nel bene e nel male, perché poi il rischio è che effettivamente si fermi il percorso di decarbonizzazione, che non fa bene a nessuno, nell'umanità, e dall'altra potrebbe schiudere nuovamente delle possibilità per quanto riguarda questo settore nello specifico e anche altri. Sì,
Questo è vero, sicuramente è stato eletto con il grandissimo appoggio anche economico della lobby dei petrolieri. Adesso sapete che io non è che sono uno di quei giornalisti beceri che lo dice in senso cattivo, comunque la lobby dei petrolieri l'ha grandemente foraggiato, è felicissima, viene ricompensata con l'indicazione anche recente al segretario dell'energia di Chris Wright, CEO fondatore di Liberty Energy, quello famoso ai più perché si era bevuto il propellente, si chiamano il Propantail, aiutatemi voi che siete STEM, io no, il propant per il fracking, se l'era bevuto perché non è dannoso. E, insomma, Chris Wright, persona comunque assolutamente brillante, molto contrario alla piega che sta prendendo la politica a livello globale. Ecco, da qui a dire che però finalmente, oddio, adesso gli Stati Uniti probabilmente hanno già ritirato molto appoggio a qualsiasi politica per contrastare il climate change, adesso si giravano voci oggi che vogliono rivedere e tagliare anche i fondi all'Agenzia Internazionale dell'Energia, che peraltro è nata esattamente 50 anni fa per garantire la sicurezza energetica petrolifera e poi ha cambiato pelle nel corso degli anni diventando un alfiere agguerritissimo della transizione energetica. Da un lato dicono no, non bisogna più trivellare neanche un pozzo di petrolio, e poi in altri rapporti dicono mamma mia, ci mancherà petrolio, bisogna che la produzione vada avanti. Io sono molto critica con l'AIE, come avrete immaginato. Comunque sono tutte cose che stanno cambiando, sì, quindi spinta all'oil and gas, sì, ma anche spinta al MAGA, Make America Great Again. Non aspettiamoci che questa spinta di Trump all'oil and gas possa essere una festa per tutti. Bisognerà avere un piede negli Stati Uniti, chi ce l'ha va bene, e poi vediamo se va bene, se lo farà contento. Trump sicuramente ha minacciato dazi pesantissimi a tappeto nei confronti di chiunque, anche degli alleati europei, fino al 20%. Ecco, pensare di esportare un qualche cosa negli Stati Uniti, beh, deve essere un qualche cosa di veramente introvabile negli Stati Uniti, probabilmente, se terrà fede a quello che dice. Che non è detto, si parla già di possibilità di ammansirlo comprando più gas liquefatto dagli Stati Uniti o proponendo qualche altra forma di scambio, ma staremo a vedere. Su questo non mi azzardo a fare nessuna previsione di nessun genere. È anche vero che i dazi chiamano contro dazi, che l'economia globale quindi rischia di frenare, questo è un allarme che è stato dato da moltissimi economisti. Le guerre commerciali non fanno bene all'economia, così come non fanno, ma l'economia fanno anche bene, così come non fanno bene le guerre in generale, sì, all'economia fanno abbastanza bene, non fanno bene all'umanità, non fanno bene ai commerci di generi non di difesa. Ebbene, qui si apre un altro fronte che non è vero che non ci riguarda come esseri umani, ma ci riguarda anche per quanto riguarda gli affari. Tra le varie promesse di Trump, che non è che non ci riguardano come europei, ci riguardano in tutto il mondo, lui ha detto che in giro di poco tempo fermerà le guerre. Accidenti, se fermerà le guerre per davvero, allora cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci anche una pace con la Russia, attendere una riapertura degli affari anche con la Russia, chi lo sa, forse no. Trump è anche in buoni rapporti umani con Putin, magari saprà parlargli nel modo giusto, così come magari sa parlare nel modo giusto con un altro personaggio con cui è in ottimi rapporti, che è Mohammed bin Salman, il principe ereditario che governa de facto l'Arabia Saudita. Riuscirà con le sue relazioni personali, con il suo modo di fare istrionico e spesso discutibile, ma molte volte efficace, magari veramente a stabilizzare un po' la situazione? Questo sarebbe positivo, però non sono cose che possiamo vedere. Intanto sembrava che per esempio lui fosse quasi certamente destinato ad irrigidire le sanzioni contro l'Iran,
E l'Iran si è saputo ieri, l'ha detto anche l'agenzia nucleare, effettivamente sembra essersi fermata nella sua volontà di produrre uranio arricchito di grado bellico. Quindi un passo, un'apertura che potrebbe segnare una de-escalation, quanto stimolata proprio dal fatto che Trump è stato eletto con così tanto consenso. Boh, finire la pace in Medio Oriente, sì, però le nomine che sta indicando di vari addetti, anche l'ambasciatore prossimo che manderà in Israele, ci sono moltissimi filo israeliani, è un po' difficile che riesca a fermare tutto se si sta circondando di persone così sbilanciate a favore di Israele. Quindi lì che cosa succederà? Ci ricordiamo tutti, l'ha ricordato anche qualcuno parlando prima, delle conseguenze che ha, a parte per le vite umane, che insomma non mi ci dilungo, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo purtroppo, anche su tutto quello che riguarda poi la possibilità di fare affari, di operare. Lo stretto di Suez ha il traffico tuttora da oltre un anno ridotto a circa un quarto di quello che era prima. Nel Mar Rosso non passa quasi più nessuno, non se ne parla quasi più, ma ci sono stati oltre 130 attacchi contro navi di quelle poche che passano ancora. Adesso da un paio di mesi ce n'è un po' meno frequenti e ci si interroga tra gli analisti geopolitici come mai, forse perché li hanno disarmati, forse perché gli UTI sono distratti da altro, non si sa. Nascono però altri temi di allarme, e di ieri, dell'altro ieri, i due cavi internet tranciati nel Baltico, somiglia tanto alla storia del Nord Stream. E anche lì la settimana, la verità vera, definitiva, la sapremo mai, non mi sembrano quelle storie tipo Ustica queste. Il Nord Stream, c'è stato tanto gridare, la Russia se l'è autosabotato, poi in realtà forse no, certamente si muovevano molte persone in quel mare. Adesso la maggiore indiziata è una nave, guarda caso, cinese, ma un sabotaggio. I tedeschi hanno già detto sì, sicuramente guerra ibrida, magari però l'ha tranciato per errore, chi lo sa. Non sono comunque storie che tranquillizzano, non sono storie che rasserenano. Lo Stream mi fa venire in mente che, insomma, che adesso Putin sta già cercando, comunque ci sono dei segnali sottili per cui sta cercando di preparare una possibile riconciliazione, quantomeno sul piano degli scambi energetici e dell'energia. Ha fatto sapere che loro sono prontissimi a riutilizzarlo, che una delle due linee è ancora intatta, è a posto, basta che i tedeschi glielo chiedano, e Scholz è andato a trovarlo a Putin per la prima volta dopo anni, e hanno parlato, almeno stando ai comunicati stampa messo dopo, di energia. C'è un riavvicinamento della Germania alla Russia, quantomeno sul piano energetico? Chi lo sa? La Russia è paralizzata sul fronte LNG, Arctic LNG 2, che non riesce ad esportare, pur essendo i primi due treni, mi sembra, già pronti e costruiti, non riesce a esportare gas liquefatto per le sanzioni contro le navi. Ma noi sappiamo che basta abbassare un po' la vigilanza, non è neanche il caso di togliere queste sanzioni, abbassare un po' la vigilanza, magari riescono ad esportare, e quindi sono passi. Cosa dobbiamo augurarci, cosa dobbiamo pensare? L'Europa sarà mai d'accordo, anche se Trump fosse più gentile con la Russia? L'Europa, che si è spinta così avanti, sarà mai d'accordo nel fare una pace, sia pure commerciale, interessata? Io non lo so, non ci spererei eccessivamente. Questo per quanto riguarda queste cose. Tornando più sul nostro specifico settore, non è il caso che ve lo dica io, perché lo sapete benissimo, gli affari non vanno male comunque. È ripartito molto l'investimento nell'oil and gas, è ripartito un po' in tutto il mondo, c'era stata la pandemia, la post pandemia, poi ha dato slancio e continua ad essere effettivamente un buon momento che, secondo molte previsioni, effettivamente potrebbe proseguire almeno ancora per qualche anno. Leggevo una recente intervista a Simonelli, il CEO di Baker Hughes, che diceva soprattutto, e non è l'unico, che soprattutto per il gas, per le infrastrutture sul gas, impianti LNG, rigassificatori, loro prevedono tra il 2024 e il 2026
FID per 100 milioni di tonnellate l'anno di LNG. È vero che c'è un po' di rallentamento, però questo forse allunga anche i tempi per cui si può intercettare qualche ottima possibilità. Possibilità anche nel midstream del gas e non solo. La stessa questione del gas dalla Russia: a fine anno finisce il transito in Ucraina, finisce il contratto come era stato finora. Poi vediamo se non passerà in qualche altro modo, magari travestito da gas zero, chi lo sa. Però è necessario riconfigurare, e questo sta già accadendo da un po', e molto del lavoro è già stato fatto, riconfigurare i flussi, rafforzare ulteriormente interconnessioni, soprattutto in Centro Europa ed Est Europa, dove non è ancora stato fatto tutto. Molto meglio, molto più avanti siamo sul corridoio verticale cosiddetto, no? Vietnam ha fatto già grandissimi lavori, ha completato il potenziamento anche del reverse flow con l'Austria sulla direttrice di Tarvisio. Però c'è ancora da fare e molti analisti dicono che c'è ancora molto da fare. Poi c'è tutto il grandissimo rinascimento, e anche questo è stato citato, dell'offshore e in particolare del deep water, che dopo tanti anni, almeno una decina d'anni, in cui era lo shale oil negli Stati Uniti a trainare la crescita della produzione, lo sviluppo di giacimenti in area non OPEC, non OPEC Plus, beh, adesso sembra che stia prendendo le redini, prendendo il traino, anzi non sembra, sta prendendo il traino. E questo non è solo Stati Uniti, non è solo Make America Great Again, non è solo Stati Uniti, c'è molto anche in America Latina, come sapete, nuove frontiere per l'esplorazione in Namibia, di recente è stata presa la decisione di investimento, l'FID in Suriname da parte di Total per Gran Morgu, hanno già segnato un sacco di commesse per almeno 3 miliardi, una buona fetta se le prese Saipem, per cui anche lì siamo su canali commerciali italiani e amici. Ci sono 104 miliardi di dollari investiti quest'anno, dice Rystad, nell'offshore, in particolare nel deep water, più 50% dal 2000, ai massimi dal 2016. Entro il 2027 prevedono, e chissà, magari hanno anche ragione, che si arrivi a 140 miliardi di dollari, quindi ancora forte crescita anche in prospettiva. Mentre in generale, qui vi riepilogo le ultime previsioni che ci sono, in generale qui invece Wood Mackenzie dice che insomma è già il quinto anno del ciclo di espansione, che un po' si stabilizzeranno i tassi di crescita, rallenterà anche un pochino la crescita, questo in generale per tutto quello che è il comparto, per tutto quello che sono le commesse, i contractor, però comunque si attendono ancora un più 5% nel 2025, se il Brent sta a 75 dollari, che è quello che secondo Wood Mackenzie è ancora incorporato in molti budget delle compagnie petrolifere. Io Brent a 75, io Sissi Bellomo personalmente non ci credo, però vale quel che vale, eh? Non do consigli di investimento e prendetelo con le molle. E Brent a 75, sì, se abbiamo qualche brutta situazione geopolitica, secondo me, perché se no in questa fase e nel 2025 dicono ci sono prospettive di un eccesso di offerta notevoli che non potranno non pesare sui prezzi, con tutto che c'è l'incognita OPEC, vediamo se continuano a tagliare, se cominciano a restituire un po' di petrolio al mercato. Il mercato in questo momento è a tendere a breve, non ha bisogno di più petrolio, e ce n'è tanto con tutto il petrolio che sta venendo fuori in Guyana, con tutto quello che sta venendo fuori in Brasile, negli Stati Uniti stessi, e questo grande boom dell'offshore che comincia già a dare anche nuova produzione. Ci sono comunque accanto alle opportunità nel settore oil and gas tradizionale da non dimenticare, perché continua ad esserci e probabilmente una spinta alla decarbonizzazione continuerà ad esserci, sia pure in maniera magari un po' meno
wow, opportunità quindi anche nel sequestro della CO2, nell'idrogeno sicuramente, o comunque in infrastruttura hydrogen ready, anche perché come sapete se no non le finanziano più, quindi bisogna dire che sono hydrogen ready anche i gasdotti, non solo a ride lui, nella geotermia e in altre opportunità di questo genere. E, prezzi, lato prezzi, insomma un po' di riflazione nella componentistica, nel settore di tutto quello che è oil service, c'è già stata, quindi anche sul fronte prezzi gli analisti, qui non esprimo pareri personali, non ho le mani abbastanza in pasta, quello anche forse si rallenterà un pochino come crescita di prezzi, quindi forse anche come importo delle commesse. Se avete qualche domanda da farmi e se sono in grado di rispondervi, vi rispondo, altrimenti andiamo tutti a berci un aperitivo. Grazie. Grazie mille Sissi per il tuo punto di vista su quello che è il settore. Variegato e confuso come ogni anno, però sempre attuale. Pieno di stimoli. Sempre attuale. Ringrazio tutti per la partecipazione a questo evento e vi auguro un buon aperitivo per terminare la serata in bellezza. Grazie mille a tutti. Grazie a voi.